Allora, benvenuti alla seconda seduta del nostro seminario. Ieri abbiamo già avuto tutto un affresco dell'Italia prima del 1861 e oggi è annunciato un seminario incentrato sul problema del capitalismo. Che cosa ci aspetta? Mi aspetta innanzitutto qualche cosa che riguarda ancora la fase politica che ieri non sono riuscito di cui non sono riuscito a parlare ieri, e poi soprattutto, come dire, il punto fondamentale che poi coinvolge anche il Mezzogiorno, cioè l'unità d'Italia. Il problema fondamentale è questo incontro tra nord e sud, che sostanzialmente rimane un incontro drammatico, come abbiamo visto ieri, perché appena si fa l'unità scoppia la guerra civile vera e propria. Ripeto, questa espressione è stata usata da un patriota come Ferrari, Giuseppe Ferrari, che era amico, compagno di Carlo Pisacane, quindi diciamo la tendenza socialisteggiante, quindi un socialista ante litteram Ferrari. E Ferrari nel Parlamento subalpino nel novembre 1860 usa questo termine, guerra civile, tra nord e sud, tra i contadini, i soldati borbonici, i preti e i soldati italiani. Ieri abbiamo fatto cenno a Casalduni, all'incendio delle città. Il capitalismo unifica queste due parti. Ecco, il Mezzogiorno, il problema fondamentale, qual è la struttura economica del Mezzogiorno al momento dell'unificazione? Negli ultimi decenni c'è stata una tendenza storiografica innovativa che ha puntato l'accento sulla modernizzazione, ma la storiografia classica meridionale e meridionalistica, e cito per tutti Giustino Fortunato, e anche la storiografia moderna e contemporanea, e cito Pasquale Villani, Giuseppe Galasso e prima ancora Moscato, insomma tutta la storiografia sia liberale, democratica, sia di orientamento gramsciano, ieri citavo anche John Davis, storico economico britannico, mio coetaneo, che come dire, è un habitué di questo istituto, ha fatto tanti seminari qui e alla fine degli anni 70 scrisse un libro in cui appunto insisteva sull'arretratezza del Mezzogiorno. A questo proposito, ecco, mi ero segnato un passo di proprio di Giustino Fortunato, che fra l'altro in polemica con il suo migliore allievo, che era Francesco Saverio Nitti, fa un'analisi dell'economia meridionale, della società meridionale al momento dell'unificazione chiarissima e secondo me indiscutibilmente giusta. Fortunato polemizza proprio con Nitti e con il libro, l'opera principale di Nitti, che è Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97. Di questa edizione major, diciamo, Nitti poi fece una sintesi. Nitti, come Benedetto Croce e come recentemente Giuseppe Galasso, ha scritto decine e decine di libri importanti. E in questo libro, stranamente perché Nitti è un produttivista, ha una sorta di pregiudizio mercantilistico, cioè sostiene l'importanza del numerario, cioè del denaro, nel regno borbonico. Cioè il regno borbonico aveva molto, era ricco di monete d'argento ed era, come abbiamo già visto ieri, molto parco nell'imposizione fiscale.
Abbiamo visto però che questa imposizione fiscale molto bassa corrispondeva praticamente al non intervento di carattere sociale del regno borbonico. Quindi si pagavano poche tasse perché il regno borbonico praticamente non faceva niente, non faceva strade, non curava l'istruzione, non aveva spese sociali e quindi l'imposizione era bassa. E quindi sostanzialmente per Nitti dà un giudizio positivo, diciamo, dello stato economico del Mezzogiorno al momento dell'unità. La critica fondamentale di Nitti è di carattere politico, e su questo torneremo, cioè lo stato borbonico mancava di ogni educazione politica. Anzi, visto che ci troviamo, vedo se trovo la citazione, sì, che sta qua, ancora più significativa di Nitti, riguarda al fatto che praticamente nel regno borbonico la politica era proibita, non si faceva politica. E questo ha conseguenze pesanti che in qualche modo arrivano fino a noi e riguardano la scarsa capacità di direzione politica e la tendenza, come dire, di tipo clientelare, e al riguardo poi vedremo i giudizi di Pasquale Turiello proprio su questo problema, dell'attività politica nel Mezzogiorno. Diceva Nitti agli inizi proprio nel 1900, un articolo sulla sua rivista, la Riforma Sociale, sui recenti casi di Napoli, che poi sono quelli che portano all'inchiesta Saredo nel 1900, esiste a Napoli grande numero di persone oneste, ma vive ancora tra esse il pregiudizio che sia meglio disinteressarsi della politica. Anzi, che il disinteressarsene sia non solo una convenienza, ma un dovere. Alla respectability napoletana aggiunge qualche cosa il non occuparsi di politica, per tradizioni borboniche durate fino ad ora. Ecco, quindi per Nitti il grande difetto del regno borbonico è non si fa politica, perché la politica la fa il re e la corte e la burocrazia e basta, i cittadini, anzi no, i sudditi, perché non erano cittadini, erano sudditi di uno Stato assoluto, non costituzionale e non liberale, non dovevano fare politica. Fortunato invece fa un'analisi economico-sociale. Questo è caratteristica, è un punto importante del meridionalismo liberal-conservatore. Cioè questa capacità di fare quello che poi Antonio Labriola chiamerà l'analisi realistica della realtà e sulla sua scia Gramsci, cioè Giustino Fortunato prima e poi Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti sulla loro rivista, la Rassegna Settimanale, avviata nel 1878, faranno un'analisi strutturale della società meridionale e della Sicilia. E Fortunato appunto scrive in un saggio che pubblicherà proprio nel 1904, La questione meridionale e la riforma tributaria, scriverà questi giudizi. Essa, cioè l'Italia meridionale, durante il periodo borbonico, viveva di una economia primitiva, in cui quasi non esisteva la divisione del lavoro e gli scambi erano ridotti al minimo. Si lavorava più spesso per proprio sostentamento anziché per produrre valore di scambio. Questo sembra termini marxiani. Le città mancavano di scuole, le campagne di strade, le spiagge di approdi e i traffici andavano ancora a schiena di giumenti. I capitali qua giù giacevano inoperosi e ricorrevano a una sola forma di impiego, quella del debito pubblico, cioè acquistavano titoli di Stato, insomma, i ricchi, i proprietari. La più facile a fruttare, ma di tutte la meno fruttifera. E poi, precisa giustamente, se le imposte erano poche,
e tenue il debito pubblico e copiosa la moneta, e che il numerario, quello che Nitti aveva giudicato positivamente, tutta la nostra Costituzione economica di Stato era impotente a dare impulso alla produzione della ricchezza. E questa, sinteticamente, è un'analisi di una precisione estrema. E Giustino Fortunato avrà, come dire, il mito dell'unità d'Italia. Ma Giustino Fortunato era nipote di un primo ministro di Ferdinando II. La famiglia Fortunato, che era originaria di Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, si trasferì in Basilicata e fu una famiglia importante borbonica. Tanto appunto lo zio, che aveva lo suo stesso nome, Giustino Fortunato, fu primo ministro di Ferdinando II dopo il 1848, quindi in un momento drammatico del regno delle due Sicilie. Il padre di Giustino Fortunato, Pasquale, impedì al figlio di prima di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, perché voleva studiare l'arte, Giustino Fortunato, e poi gli impedì di entrare nei ranghi delle prefetture, perché il padre considerava praticamente il regno d'Italia usurpatore del regno delle due Sicilie. E Giustino Fortunato diventa deputato soltanto nel 1882, l'anno dopo che è morto il padre, perché col padre vivo Fortunato non si poteva permettere di andare nel Parlamento italiano, che si era trasferito a Roma, appunto, prima a Torino. 1865 la capitale si trasferisce a Firenze e 1870 finalmente c'è la presa di Roma. Ecco, questo diciamo, è il giudizio di Fortunato. Questo giudizio di Fortunato sullo stato economico delle due Sicilie è stato confermato dalla storiografia. C'è stata poi una tendenza, che vedremo, che ha teso ad affermare che sì, è vero, non si può negare il carattere di arretratezza precapitalistica del regno delle due Sicilie. Ieri ho fatto cenno al problema fondamentale che nell'Ottocento, fino agli anni Ottanta dell'Ottocento, l'economia è anzitutto agricoltura. L'industria sono manifatture. Nel caso del regno delle due Sicilie, ripeto, l'industria era o straniera, metalmeccanica e tessile, o statale, quella metalmeccanica, i cantieri, i siderurgici, insomma le fabbriche di guerra, e quindi protette dallo Stato borbonico. Non si può parlare di un'industria. E questo porta poi all'altro problema fondamentale dell'unità, come si arriva all'unità. Ripeto, ieri ho accennato a un'interpretazione che si è diffusa pochi anni fa, in occasione proprio del 150° anniversario dell'unità. Studiosi, economisti, hanno sostenuto che in fondo al momento dell'unità non c'era grande differenza economica, valutando un prodotto per abitante simile tra il nord e il sud. E ieri avevo già detto che questo è vero, ma è poco significativo, perché in un'economia preindustriale come era quella dell'Italia al momento dell'unità non è il prodotto lordo significativo, ma sono altri elementi che l'unità naturalmente cambia le cose. Quelle che prima erano due stati separati, due realtà economiche separate, si unificano in un solo sistema economico. Ma fino agli anni Ottanta il sistema economico, e quindi il modello, diciamo, di economia italiana, non è ancora entrata nella fase dello sviluppo economico, quale viene definito da un ruolo
sempre più centrale dell'industria. Ecco, l'industrializzazione italiana comincia negli anni Ottanta e comincia in rapporto all'adozione di una tariffa doganale di tipo protezionistico. Nel primo ventennio il Regno d'Italia ha una politica doganale liberistica. Abbiamo visto ieri che il liberismo era la teoria e la pratica dell'economica della classe dirigente liberale, a partire da Cavour e dai suoi successori, i primi ministri dopo Cavour, Ricasoli, Minghetti, Farini. Per tutto il periodo in cui la destra storica ha il governo del paese, la dottrina dominante è il liberismo e praticamente di industria non se ne parla proprio. L'industria diventerà, come dire, il centro della politica economica dell'Italia a partire dagli anni Ottanta. La sinistra va al potere, la sinistra storica naturalmente, cioè destra e sinistra, diciamo del Partito Liberale, e però è improprio dire Partito Liberale, perché un'altra caratteristica del Regno d'Italia è che un ceto politico di orientamento conservatore e liberale non forma mai un partito liberale. In Italia i primi partiti che si costituiscono sono tutti partiti anti-istituzionali, sono tutti partiti che nascono in contrapposizione allo Stato liberale. Partito Repubblicano, che voleva cambiare il regime monarchico in Repubblicano, si richiamava a Mazzini, a Cattaneo, quindi l'ipotesi unitaria di Mazzini e l'ipotesi federalistica di Cattaneo. Secondo partito, Partito Socialista. Il Partito Socialista nasce nel 1894, è un partito contro lo Stato borghese, contro lo Stato liberale. Terzo partito, partito come organizzazione politica, che poi diventa partito di massa, come il Partito Socialista, il Partito Popolare, di Don Sturzo, prete, cattolico. E questo terzo partito è sempre un partito contro lo Stato e contro il regime borghese. Tre partiti antistatali. E il Partito Liberale? Il Partito Liberale non c'è. Ci sono i grandi notabili liberali. Ci sono i capi della destra. E ci sono i capi della sinistra. E le aggregazioni politiche, appunto, di stampo notabilare, non politico-partitico, prendono il nome dei capi. E quindi abbiamo il partito nicoterino, la sinistra, Nicotera. Poi abbiamo il partito Crispino, Crispi. Il partito Zanardelliano, per dire quelli della sinistra storica. Poi abbiamo quelli del centro e della destra. Il partito Sonniniano, Sonnino. Il partito Rudiniano, Rudini. E poi arriva Zanardelliano, Zanardelli, Giolittiano, Giolitti. Queste sono le aggregazioni politiche liberali, conservatrici, liberal-conservatrici, liberal-democratiche. Questo perché? Perché, come ho accennato ieri, il Regno d'Italia nasce appunto senza che nessuno se lo aspetti. Vi leggo una espressione usata da un deputato piemontese, si chiamava Desiderato Chiaves, il 9 ottobre 1860, quindi ancora nel Parlamento subalpino del Regno di Sardegna, l'Italia ancora non è unita. Questo deputato nel Parlamento subalpino dice: vi hanno di taluni
Naturalmente il fraseggio è antiquato. Vi hanno di taluni i quali stanno come sbigottiti di questi pressoché sovrannaturali avvenimenti. L'avvenimento sovrannaturale era il processo di unificazione nazionale, che invece di limitarsi al regno dell'Alta Italia, come dicevamo ieri, era quello che stava scritto negli accordi di Plombier tra Cavour e Napoleone III, diventa il regno d'Italia. Ma appunto, dalle Alpi all'Iliberico, dal Piemonte alla Sicilia. Questo è effettivamente un avvenimento sovrannaturale considerato dai contemporanei. Cioè nessuno se l'immaginava. Questa è una cosa che oggi sappiamo noi professori di storia. Al di là del ristretto circolo dei professori di storia, pochissime persone ricordano questo punto fondamentale. Soprattutto non lo sanno tutti quei personaggi che vanno criticando il processo di unificazione nazionale. Quando c'è stato il centenario dell'Unità d'Italia nel 1861, c'è stato un grosso confronto politico-culturale, anche molto polemico, tra gli storici liberal-democratici e gli storici di orientamento gramsciano. Ricordo un articolo famoso di un grande storico liberale, quello che ha scritto la biografia di Cavour che vi ho consigliato ieri, Rosario Romeo, scrisse un articolo che si intitolava, non ricordo precisamente, ma insomma della malafede del senatore Emilio Sereni. Il senatore Emilio Sereni era comunista, più leninista che gramsciano, ed era uno studioso di grande valore, uno storico di grande valore, che intervenne anche sul piano storiografico e sosteneva tesi che Rosario Romeo contestava. Ma tutti questi studiosi politici di parti opposte, appunto liberali, democratici, comunisti, socialisti, davano tutti un giudizio positivo del processo di unificazione nazionale. Poi si distinguevano sulle possibilità, appunto, gli studiosi di sinistra sostenevano le tesi di Gramsci, se ci fosse stata una rivoluzione agraria, come ci fu in Francia dopo la rivoluzione francese, la terra ai coltivatori, ai contadini, il processo unitario sarebbe stato più positivo, ma nessuno metteva in discussione la positività del processo di unificazione nazionale. Ecco, rispetto alla situazione preunitaria, quella che abbiamo visto ieri definita in quel modo atroce da Giacomo Leopardi nel discorso sopra i costumi degli italiani del 1824, c'era un consenso generale sulla rivoluzione che era stato comunque il Risorgimento e il processo di unificazione nazionale. E i modi in cui si è sviluppato, che abbiamo visto ieri, il processo di unificazione, confermano l'eccezionalità di questo evento. Contemporaneamente però, come era stato un fatto eccezionale questo processo di unificazione, così nei primi decenni dopo l'unificazione c'era il timore diffuso che questa costruzione, proprio perché avvenuta in maniera assolutamente imprevista e imprevedibile, potesse crollare. E quindi prima il brigantaggio meridionale, 5 anni, 10 anni di rivolte, di lotte qui nel Mezzogiorno, con l'esercito che viene a fare repressione, stato d'assedio, cioè tutto quello che Cavour aveva detto che non si doveva fare, e poi appunto il timore degli interventi stranieri. A parte che c'era il Papa, il grande nemico del Regno d'Italia era il Papa, che poi vive a lungo, Pio IX, e il Papa era una potenza non solo religiosa, una potenza, come dire, politica, e non per caso il Regno d'Italia è, come dire, lo Stato nel quale e la classe politica, la burocrazia, la magistratura, tutti i dipendenti dello Stato sono quasi tutti massoni, la massoneria,
cioè il re è il primo massone, poi tutti massoni, Garibaldi massone, Crispi massone, il presidente del consiglio, ma perché? Perché la massoneria era, come dire, l'organizzazione, ecco, diciamo, della borghesia e della politica italiana in opposizione alla Chiesa. La Chiesa, come dire, non partecipa alla vita politica italiana fino poi all'età giolittiana. Il conte Gentiloni, antenato dell'attuale presidente del Consiglio, fece il famoso accordo tra cattolici e liberali, per cui i cattolici che non potevano votare il non expedit per le elezioni politiche votavano i candidati liberali, che assicuravano di fare gli interessi anche dell'elettorato cattolico. E questo durante l'età giolittiana. La conciliazione tra Stato italiano e Chiesa farà un ateo come Mussolini, per motivi di interesse politico nel 1929, per avere il sostegno della Chiesa, ma siamo al 1929, quindi sono quasi 90 anni di conflitto. Ecco, la questione romana si chiude solamente con i patti lateranensi del 1929. Fino a quel momento la Chiesa è considerata un nemico dello Stato italiano. I neri e i rossi. I neri sono i cattolici. I cattolici potevano partecipare solo alla vita amministrativa, ma non potevano votare. Quando c'è il plebiscito a Roma nel 1870, che entra l'esercito italiano perché Napoleone III è sconfitto nella guerra con i prussiani, e l'esercito francese che difendeva il Papa a Roma e impediva tutti i tentativi, Garibaldi, no, Mentana, l'Aspromonte, l'Aspromonte non lo fanno proprio arrivare, Mentana viene fermato dai famosi fucili Chassepot francesi, perché c'è l'esercito francese che difende Roma dai tentativi repubblicani, garibaldini, mazziniani, di liberare Roma dal Papa. Ma quando poi Roma viene liberata nel 1870 e si fa il plebiscito di adesione all'Italia, il 50% della popolazione romana non va a votare. Voi non vi stupite che tanto pure oggi la metà della popolazione non va a votare, ma allora era diverso. E i plebisciti dell'Italia centrale dello stesso mezzogiorno avevano avuto un risultato ben diverso, perché la popolazione romana in gran parte rimaneva fedele al Papa. E questo naturalmente era un ulteriore problema. Il problema fondamentale del Regno d'Italia è che la massa dei contadini, che è analfabeta, fra l'altro, è religiosa, e che specialmente nell'Italia del Nord, la Lombardia, ma insomma tutta l'Italia del Nord, è religiosa, è cattolica e quindi è estranea politicamente al Regno d'Italia. Naturalmente poi nell'Italia centrale invece, che è stata soggetta del Papa nel Regno, nello Stato Pontificio, lo Stato della Chiesa, c'è l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, che sono tutte antipapaline, perché hanno subito il potere politico dello Stato della Chiesa, e quindi saranno repubblicani, saranno socialisti in grande misura. Ho cercato di riprendere un poco il controllo della situazione come me l'ero organizzato. Vabbè, possiamo proseguire. Un'altra caratteristica della situazione italiana, quindi chiudiamo questa storia del partito. Il Partito Liberale non c'è, perché c'è l'enfatizzazione del ruolo dello Stato e del ruolo unificatore dello Stato e della necessità di non mettere in discussione l'unità dello Stato. E quindi ieri facevo riferimento alla teoria dello Stato, che viene
definita proprio in questa prospettiva dalla giuspubblicistica, cioè dagli studiosi di diritto pubblico, di diritto costituzionale, che in Italia sono di grande valore. Vittorio Emanuele Orlando, che sarà poi Presidente del Consiglio durante la Prima Guerra Mondiale, Santi Romano, su allievo, tutti e due palermitani dell'Università di Palermo, e Santi Romano sarà il giurista anche durante il regime fascista, e durante il regime fascista comunque difenderà le ragioni dello Stato rispetto al Partito Nazionale Fascista, che diventa come l'unico partito consentito, e trasforma sul piano costituzionale lo Stato liberale in Stato fascista, e la supremazia dello Stato viene sostituita dalla supremazia del partito unico fascista. Ma questo accadrà negli anni venti. E comunque Santi Romano, Presidente del Consiglio di Stato, cercherà, come dire, dal suo pulpito di difendere le ragioni dello Stato, che poi durante il regime fascista saranno in qualche modo difese dai prefetti e dalla magistratura, che rimane legata, come dire, al giuramento fatto al re. Rispetto al Partito Nazionale Fascista, ai segretari del Partito Fascista, alla gerarchia fascista, perché altra cosa è il fascismo, che Mussolini definiva totalitario, ma totalitario non era, perché di totalitario nel Novecento ci stanno due regimi: il regime di Hitler e il regime di Stalin. Quelli sono veramente totalitari. In Germania c'è il Führerprinzip, cioè il principio dell'ordine del Führer. Il Führer chiudeva tutte le controversie che pure si svolgevano dentro il regime nazista, e Stalin, come dire, decideva tutto quello che riguardava il partito bolscevico. Ecco, quelli sono regimi totalitari. Il fascismo voleva essere totalitario, ma non poteva esserlo perché c'erano due altri poteri fondamentali. Comunque il potere del re, che era certamente subordinato e soggetto al fascismo, ma comunque il giuramento, la magistratura, i prefetti, li facevano al re, e quindi comunque bisognava tenere presente questo. E poi c'era la Chiesa, con la quale pure si dovevano fare i conti. Ma in precedenza, cioè nel Regno d'Italia, quando c'era ancora lo Stato liberale, e tenete presente che lo Stato liberale in qualche modo finisce nel 1925 con le leggi eccezionali del 1925. Le leggi eccezionali praticamente trasformano lo Stato liberale in Stato fascista senza eliminare lo statuto, cioè la Costituzione dell'epoca, che è ancora lo Statuto Albertino, cioè la Costituzione che Carlo Alberto diede nel 1848. Quindi il Regno d'Italia da liberale diventa fascista, ma senza, come dire, che sia necessario un cambiamento della Costituzione. Perché? Perché lo Statuto Albertino è quella che i costituzionalisti chiamano una Costituzione flessibile, cioè una Costituzione che può essere modificata da semplici leggi approvate dal Parlamento. Mentre la Costituzione repubblicana del 1948 è una Costituzione rigida, cioè può essere modificata attraverso un procedimento speciale, che infatti prevede doppio voto con una percentuale superiore al 50% nelle due Camere, Camera e Senato. Nel Regno d'Italia c'era la sola Camera elettiva, il Senato era di nomina regge, quindi contava molto meno. Ma appunto nel Regno d'Italia lo Statuto Albertino, che funziona come Statuto liberale, prevede che ci sia questa centralità dello Stato, e che la sovranità, come già dicevo ieri, non è del monarca, non è del re, questa è la cosa caratteristica, tantomeno è del popolo. La sovranità popolare ci sarà con la Repubblica e con la Costituzione del 48. Lo Stato liberale, la sovranità è dello Stato stesso, che viene definito Stato persona.
come se è un'entità al di sopra delle istituzioni, al di sopra del monarca, e perciò questa entità che abbiamo visto come è nata, diciamo, strana, come è stato difficile difenderla dalle potenze straniere, dalla Chiesa, dalle rivolte, eccetera, eccetera, va difesa. E come va difesa? Non consentendo che possa essere spaccata. Spaccata da chi? Dai partiti. E che cosa sono i partiti? Sono parti. E che cosa fanno le parti? Dividono un'entità unitaria. Crispi. Abbiamo visto ieri, Crispi era mazziniano. È quello che convince Garibaldi a fare la spedizione dei Mille. E Crispi avrà poi un'evoluzione per cui sarà quello che mette fuori legge il Partito Socialista, quello che fa la repressione dei fasci siciliani. Perché? Perché in tutte le attività politiche che si opponevano allo Stato, al Regno d'Italia e allo Stato liberale, Crispi vedeva la mano dello straniero, e in particolare della Francia. Crispi era molto ostile alla Francia, e infatti si avvicinerà, come poi tutta la sinistra, al nuovo Reich tedesco, Bismarck. La mano dello straniero, cioè delle potenze straniere che si servono di moti interni per colpire lo Stato, per colpire il Regno d'Italia e per farlo crollare. Perciò non si forma il Partito Liberale in Italia. Bene, e questo è un punto importante. L'altro punto importante è che l'unificazione d'Italia, che avviene nel 1861, si realizza immediatamente come processo, appunto, di statizzazione, cioè si forma uno Stato. Ma rimane problematico l'altro processo, quello di nazionalizzazione. Sono due processi diversi, statizzazione e nazionalizzazione. E in genere, nella storia europea, i processi di statizzazione hanno preceduto quelli di nazionalizzazione, che si sono poi sviluppati successivamente all'unificazione statale e nel corso anche di secoli. In Italia invece questo processo avviene contemporaneamente. Abbiamo visto, dopo 13 secoli di divisione dell'Italia, dalla discesa dei Longobardi nel 568 al 1861, l'Italia è una struttura multinazionale. Ci sono molti stati sul territorio italiano. E quindi Galasso disse a suo tempo una cosa importante, che la struttura multinazionale italiana e il carattere fortemente regionale, perché queste strutture nazionali avevano una dimensione regionale più o meno grande. La più grande era il Regno di Napoli, poi c'erano appunto strutture cittadine statuali oppure regionali, stati regionali. E quindi si fa lo Stato italiano, ma la nazionalizzazione, cioè la formazione poi di una società nazionale coesa, rimane un problema. È un problema che non si risolve e che, come dire, rimane problematico. Tenete presente che in Italia c'era una massa di analfabeti impressionante. Quando si fa l'unità, i primi decenni, la lingua italiana non la parla nessuno, tranne in Toscana, perché è il toscano che poi diventa l'italiano. E se avete mai visto il fondamentale libro di Tullio De Marco, La storia linguistica dell'Italia unita, insomma, nei primi decenni dell'Italia unita gli italiani non si capivano fra di loro, perché ognuno parlava il suo dialetto, il napoletano, il siciliano, il lombardo, erano lingue completamente diverse. E l'unificazione linguistica
avverrà molto recentemente, sarà la televisione tutto sommato a, non dico a completare, ma a diffondere molto l'uso della lingua italiana, quindi arriviamo agli anni 60 del Novecento, cioè un secolo dopo l'unificazione linguistica in qualche modo. E sul piano politico anche c'era, come dire, un sistema, era così anche nei paesi europei, anche se non nelle dimensioni minime della rappresentanza politica. Al momento dell'unificazione nazionale vota il 2% della popolazione. Chi vota? Chi ha 25 anni, chi sa leggere e scrivere e chi paga 40 lire di imposte, che all'epoca era una cifra enorme, per cui votavano solamente gli aristocratici, i grandi proprietari, i banchieri, insomma. Solo con la riforma elettorale del 1882 che fa la sinistra, appunto, che va al potere nel 76, la percentuale dei votanti passa al 7%. Perché? Perché si abbassa l'età, 21enni, che però devono sempre sapere leggere e scrivere, e questo eliminava tutte le masse contadine. I contadini, che erano la massa prevalente della popolazione italiana, era analfabeta. Nel mezzogiorno ancora, a fine 800, c'era 80%, 90% di analfabeti, cioè erano quasi tutti analfabeti. Tra l'altro nel regno di Napoli erano analfabeti pure i grandi feudatari, cioè, quando ai tempi di Carlo di Borbone, e quindi anni 50, a metà del Settecento, e c'era Bernardo Tanucci come primo ministro, un principe che poi farà parte della reggenza quando Carlo di Borbone diventerà Carlo III di Spagna e Ferdinando IV è piccolo, cioè la reggenza di Tanucci, e ci sta uno di questi, insomma, con alla testa Tanucci, e poi principi, di cui uno, come si chiamava, vabbè, fa niente, si oppone alla proposta di Tanucci di fare un censimento, perché il censimento così portava delle novità che non era meglio evitare, e questo principe era analfabeta come molti. Quindi ancora nell'Ottocento la società italiana è una società che ha molti problemi sul piano dell'organizzazione civile. Naturalmente questi problemi sono meno drammatici al nord, perché come abbiamo visto l'analfabetismo era ridotto al 40%, naturalmente era una bella cifra, ma la metà del mezzogiorno, e lo stesso la partecipazione all'insegnamento elementare era più diffuso che a Napoli, dove ci andava solamente il 18% dei bambini andavano a scuola. Oh. Dunque, a questo punto, prima di arrivare al modello di sviluppo capitalistico industriale degli anni Ottanta, si può accennare alla ecco, questo passaggio, diciamo, il passaggio politico fondamentale avviene nel 1876. Finisce il dominio politico della destra storica, con tutte le personalità che abbiamo visto, da Cavour a Silvio Spaventa, a Minghetti, e qui nel mezzogiorno Bonghi, Pisanelli, eccetera, e prende il potere la sinistra storica. Le elezioni del 76. E un dato importante è che la sinistra storica, come dire, è prevalente nel mezzogiorno, cioè la sinistra storica domina nel mezzogiorno, e sarà, come dire, il mezzogiorno protagonista di questo capovolgimento politico. Uno dei capi della sinistra storica è Nicotera, che è deputato di Salerno. E
vi leggo alcune cose che spiegano bene questi problemi. Pagina 60, su questo, il libro è sempre lo stesso di ieri, La questione italiana, e che ho messo questo titolo, La questione italiana, il nord e il sud dal 1860 a oggi. La questione italiana è il termine che Cavour usa nel a metà dell'Ottocento, cioè nel 1855-56, quando c'è la conferenza di Parigi dopo la guerra di Crimea, cui partecipa il Piemonte con i suoi bersaglieri, perché Cavour pone in quella sede la questione italiana. La questione italiana, cioè dell'indipendenza, della sottrazione dell'Italia, che poi, ripeto, è l'Italia del Nord, cioè praticamente è il Lombardo-Veneto da sottrarre all'Austria. Questo è il problema nel 1856 a Parigi. La questione italiana significa porre la fine del predominio austriaco in Italia. E Lombardo-Veneto al Piemonte è stato dell'Italia centrale autonomo, sottratto ai principi asburgici, Granduca di Toscana, duchi di Parma e Piacenza, di Modena e Reggio, e le province dell'Emilia che erano facevano parte dello Stato della Chiesa, Marche e Umbria. Questo era lo Stato previsto dell'Italia centrale, che non si farà mai, perché queste regioni chiederanno di essere annessi, i patrioti vorranno fare parte del regno d'Italia, e quindi salterà questa che poi era parte fondamentale degli accordi di Plombier. Quindi la destra governa fino al 76, nel 76 le elezioni ribaltano questa situazione e inizia la fase della sinistra al potere. Ma che cos'è questa sinistra? C'è una grossa differenza tra la sinistra settentrionale, rappresentata da Zanardelli, da Cairoli, fratelli Cairoli, che sono su posizioni liberali avanzate, diciamo, non diciamo democratiche, perché la democratica all'epoca era molto avanzata, ma certamente liberali progressiste. E poi c'è la sinistra meridionale, che sul piano elettorale è anche più forte della sinistra settentrionale, i cui capi sono Nicotera nel Mezzogiorno e Crispi in Sicilia. Ecco, Nicotera, ci sono dei giudizi, Nicotera era stato fra l'altro partecipe della spedizione di Pisacane, e fra l'altro ci fu un processo per cui Nicotera fu accusato di essersi salvato collaborando con la polizia borbonica. Si fece un processo, fu assolto, però, come scrive pure Benedetto Croce nella Storia d'Italia, anche se fu assolto, queste affermazioni lasciarono qualche traccia. Ma ecco, Nicotera nel 74 anticipa quella che sarà poi il famoso trasformismo, la politica del trasformismo, De Pretis, che è un capo autorevole della sinistra piemontese, sarà presidente del Consiglio a lungo nella prima fase del governo della sinistra, e la sua politica viene definita trasformistica. Ora tenete presente, come abbiamo visto, già prima dell'Unità d'Italia, nel Piemonte, Cavour aveva fatto il famoso connubio, si chiamava all'epoca, cioè l'accordo tra la destra, rappresentata da lui innanzitutto nel Parlamento subalpino, e la sinistra, che era rappresentata da Urbano Rattazzi. Quindi già negli anni 50 dell'Ottocento, Cavour diventa Presidente del Consiglio sulla base di questo accordo tra la parte più avanzata della destra e storica e la parte più avanzata della sinistra, e la parte più moderata della sinistra, Urbano Rattazzi. Negli anni 70-80
la sinistra, mentre la destra storica aveva avuto governi, come dire, omogenei di destra, cioè solo destra, la sinistra farà il trasformismo, cioè si faranno governi di coalizione tra esponenti della sinistra che però coinvolgeranno anche esponenti della destra. Il primo a fare questa politica trasformistica, come ante litteram, prima che, come dire, che iniziasse, perché appunto la fa prima che la sinistra vada al potere, è Nicotera. E appunto uno studioso, Berselli, che ha scritto un libro importante proprio sulla destra storica, dà un giudizio molto, molto critico di questa, come dire, di questa politica fatta da Nicotera. E dice, ecco, in pratica Nicotera aveva costituito un suo partito, quindi, che monopolizzava tutto il patriottismo salernitano, era il deputato di Salerno, e raggruppava le varie consorterie liberali governative, quali che fossero le loro convinzioni politiche, cioè aveva unito destra e sinistra. Non solo, ma era amico dei proprietari e degli operai delle manifatture di Pellezzano. Pellezzano è assai vicino Salerno e c'erano le fabbriche tessili, le manifatture tessili degli svizzeri, Wenner, Schlepfer, e quindi Nicotera, che era il deputato locale, era amico sia degli imprenditori sia degli operai, come dei proprietari terrieri delle province della Campania. Di fatto aveva inventato e praticato il trasformismo in tempi nei quali la trasformazione dei partiti non era ancora diventata tema di dibattito, perché lo diventerà dopo che De Pretis farà il primo governo dopo la vittoria della sinistra nel 1876. Ora, questo problema dei rapporti tra destra e sinistra, fra l'altro sempre su che cos'era la destra e che cos'era la sinistra, c'è un giudizio di Croce espresso nella Storia d'Italia molto significativo, che vi leggo rapidamente. Dunque, l'uno e l'altro partito, la destra e la sinistra, scrive Croce, erano tutti insieme conservatori e progressisti nel loro indirizzo generale. Il divario sorgeva solo su questioni concrete e particolari, nelle quali ciascun componente di quei presunti partiti era in accordo o in dissenso con i suoi, in dissenso o in accordo con gli avversari. E poi cito un caso molto significativo, sempre Croce, di contrasto tra Crispi e Zanardelli. Crispi e Zanardelli erano tutti e due della sinistra, anzi facevano parte della cosiddetta pentarchia, cioè dei cinque capi della sinistra, appunto, De Pretis, Cairoli, Zanardelli, Crispi e Nicotera. Questi erano cinque, però non si trovavano manco fra di loro. Scrive Croce, dopo un discorso di Crispi alla Camera nel dicembre 1878, quindi 2 anni dopo l'inizio dei governi della sinistra e di De Pretis, avendo Crispi rimproverato allo Zanardelli, a proposito dei circoli di repubblicani e internazionalisti, cioè i socialisti, di non adoperare, per timore di scapitare nella popolarità, i mezzi di polizia che erano a sua disposizione, Zanardelli era il ministro della giustizia e appunto Crispi, ne ebbe per risposta, cioè Zanardelli rispose a Crispi il suo, pur essendo compagni di partito si davano del lei, il suo è il linguaggio di destra, vada a sedere a destra, Zanardelli a Crispi. Quindi ecco, queste differenze tra destra e sinistra erano tutte così da verificare poi nei comportamenti pratici. Ripeto, Crispi, che era partito mazziniano, diventa un sostenitore dello Stato autoritario, il modello tedesco, bismarchiano. Allora, qui abbiamo un problema, prima ancora del modello, poi ci arriviamo al modello di sviluppo capitalistico, non vi preoccupate.
destra-sinistra, il problema dei meridionalisti, il problema del meridionalismo, il problema della questione meridionale. Recentemente, fra i tanti revisionismi discutibili, è stato sostenuto pure che la questione meridionale sostanzialmente non è mai esistita, è stata inventata. L'invenzione della tradizione è una categoria interpretativa che fu adoperata da Hobsbawm nell'interpretazione della storia inglese. E, fra le altre cose, mi ricordo, il gonnellino scozzese era un'invenzione, non apparteneva alla tradizione scozzese, era stato inventato, e altre cose, diciamo, di non grande rilievo portarono a questa categoria invenzione della tradizione. Recentemente, cioè una ventina d'anni fa, alcuni giovani studiosi hanno pensato bene di adoperare questa categoria di invenzione della tradizione per dire che anche la questione meridionale è una invenzione dei meridionalisti. Meridionalisti che, diciamo, sono Giustino Fortunato, Sonnino, Franchetti e poi tutta De Viti, De Marco, Salvemini, Gramsci, D'Urso, Sturzo, ecco, insomma, un'interpretazione della storia d'Italia che si fonda su questa frattura nord-sud che caratterizza l'Italia dall'unificazione fino a oggi, altro che invenzione. Però fu detto che era un'invenzione. Questa che è palesemente una sciocchezza, e quindi non varrebbe nemmeno come dire, la pena di parlarne, se poi non avesse avuto un certo successo, come tutte le sciocchezze ormai hanno sempre più successo, aveva un fondamento in una interpretazione di un grande storico siciliano, Giuseppe Giarrizzo, scomparso da poco tempo. Giarrizzo, che è uno storico serio, e però era un siciliano, e questo mi ha sempre sottolineato, perché i siciliani, come dire, fanno parte di una storia a parte, della storia della Sicilia, e questo è presente a tutti i siciliani sempre. Giarrizzo sostenne in suoi studi che la questione meridionale non era stata inventata, come più banalmente hanno sostenuto altri giovani studiosi, ma era stata creata dalla destra storica a causa della sua sconfitta nel Mezzogiorno. Ora si dà il caso, che non è un caso evidentemente, che le prime elaborazioni del meridionalismo avvengono proprio in connessione con la vittoria politica della sinistra nel sud e la sconfitta della destra. La prima sconfitta nel sud del 1874, le prime elaborazioni del meridionalismo sono del 1875. Quindi c'è certamente una connessione tra sconfitta della destra al sud, tutti i candidati della destra vennero sconfitti al sud, e nascita della critica meridionalistica all'unificazione nazionale. Il problema però è capire se c'è effettivamente la connessione, cioè se è conseguenza o no. Giarrizzo sostiene questo perché per Giarrizzo c'è una egemonia della sinistra basata sul protagonismo del Mezzogiorno e in particolare della Sicilia. Cioè, secondo Giarrizzo, il meridionalismo va criticato perché è una posizione che lui considera subalterna rispetto al fatto che per lui è più importante che la sinistra invece ebbe una capacità egemonica di direzione politica dello Stato italiano, soprattutto con Francesco Crispi, siciliano. Ora, come già dicevo ieri, nella storia del Mezzogiorno bisogna distinguere sempre nettamente la storia di Napoli
e del Mezzogiorno continentale e la storia della Sicilia. Sono, come dire, due storie completamente diverse, e ieri l'abbiamo visto, per il ruolo della Sicilia nell'abbattimento del Regno Borbonico e nello schieramento dalla parte dell'unificazione nazionale sotto il regno di Sardegna. Per Giarrizzo, appunto, la sinistra meridionale, in particolare Crispi, rappresenta una possibilità, una prospettiva di direzione politica del paese. Allora, cioè, ci sono dei dati di fatto indiscutibili. Crispi è stato sicuramente un grande statista su due terreni: quello istituzionale di formazione dello Stato e di consolidamento dello Stato. Crispi operò nei primi anni, lui divenne Presidente del Consiglio nel 1887, fino al 91, e poi successivamente dal 94 al 96, e chiude la sua carriera con la sconfitta di Adua, l'Italia viene sconfitta dagli Abissini, ed è il primo caso di potenza europea che viene sconfitta da paesi che allora si consideravano, come dire, fuori della civiltà ancora. Però, ecco, nella prima fase Crispi fa la riforma dello Stato, dà molti più poteri al governo rispetto al Parlamento. Naturalmente il modello di Crispi è un modello, diciamo, di liberal democrazia, però autoritaria, fortemente segnato in senso autoritario. In fondo il modello di Crispi è il Reich tedesco e politicamente Bismarck. E infatti poi Salvemini, in una sua opera storica, criticava Crispi dicendo che Crispi era pronto a correre da Bismarck col cappello in mano quando Bismarck lo chiamava per discutere di questioni politiche. Comunque, la parte più significativa di Crispi statista è, da una parte, la riforma dello Stato. Fra l'altro è Crispi che fonda il Consiglio di Stato e la quarta sezione del Consiglio di Stato, e nomina presidente della quarta sezione Silvio Spaventa. Ecco, la giustizia amministrativa, che era un punto fondamentale della destra storica, viene realizzata proprio da Crispi quando è presidente del Consiglio. Ecco, la seconda questione importante è che sarà proprio Crispi ad avviare il processo di industrializzazione con la tariffa protezionistica del 1887, cioè i dazi alti per difendere la nascita di una industria nazionale, e ancora una volta si segue l'esempio della Germania. Il liberismo era la teoria e la politica economica della Gran Bretagna, che aveva tutto l'interesse alla politica liberistica, perché finché c'era il liberismo la Gran Bretagna era la grande potenza industriale, dalla fine del Settecento per tutto l'Ottocento. La Germania, che come abbiamo visto fonda il suo processo di unificazione, a differenza dell'Italia, sullo Zollverein, cioè sull'unificazione doganale, e quindi sapete, la Germania erano 100 staterelli divisi che vengono unificati e poi viene creato il Reich nel 1870, e prima ancora si crea l'unione doganale tra tutti, e lo sviluppo industriale della Germania è reso possibile dal fatto che la Germania per prima adotta il protezionismo, cioè difende l'industria nazionale nascente, che non poteva nascere se si manteneva un sistema di tipo liberistico. Quindi l'Italia e Crispi seguono questo modello, che dà luogo poi a quella che viene definita la seconda rivoluzione industriale del secondo Ottocento. La prima rivoluzione industriale è quella della Gran Bretagna, la seconda sarà appunto quella guidata dalla Germania e adottata con lo stesso modello protezionistico dall'Italia. Quindi questi certamente sono, come dire, gli esempi positivi della politica crispina.
Già Rizzo, a mio parere, enfatizza questa politica crispina, certamente di livello notevole, e alla politica crispina aggiunge un po', come dire, le altre glorie siciliane dell'epoca, cioè i grandi giuristi che abbiamo visto, Orlando e Santi Romano, ma soprattutto Orlando nell'Ottocento, che definisce e applica all'Italia la teoria, come già accennavo ieri, del Rechtsstaat germanico, lo Stato di diritto, modello tedesco. C'è poi la parte più discutibile della direzione politica crispina, che riguarda sia l'autoritarismo e quindi lo scioglimento del Partito Socialista l'anno dopo che era stato costituito, la repressione dei moti socialisti, i moti della Lunigiana, cioè questo nell'idea sempre di dover difendere lo Stato dai rossi che erano i socialisti e dai neri che erano i clericali. E poi la politica coloniale. Crispi vuole espandere l'Italia in Africa, solo che è la parte, come dire, più catastrofica della sua politica, perché finisce ad Adua, la sconfitta di Adua, che chiude questa fase. Oltretutto questa politica coloniale non era condivisa dai luoghi del maggiore sviluppo italiano, insomma dalla borghesia agricola e poi industriale del nord Italia, che considerava Crispi un dittatore meridionale. Quindi, come dire, questa esperienza crispina è certamente importante sul piano politico, ma non può essere enfatizzata a modello alternativo di uno, come dire, di un processo di sviluppo italiano, che è quindi un giudizio estremamente positivo sulla sinistra storica. Ecco, gli esponenti intellettuali della destra storica, da Giustino Fortunato a Turiello, a Pasquale Turiello, danno invece un giudizio molto più critico della sinistra storica, vedendola in azione nelle province meridionali o a Napoli. Vi leggo alcuni. E appunto, questo è il meridionalismo che viene criticato da Giarrizzo, viene considerato l'ideologia appunto di un mezzogiorno che si vuole arretrato, mentre invece aveva dato questi esempi di direzione politica efficace dello Stato con Crispi, nell'interpretazione di Giarrizzo. E appunto i meridionalisti cominciano a operare proprio nel 1875, cioè Pasquale Villari, che è uno storico che aveva partecipato a Napoli ai moti del 48, era andato in esilio a Firenze, poi diventa ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia, e scrive la prima opera significativa appunto della corrente meridionalistica, Le lettere meridionali. La prima volta nel 1861 e una seconda edizione è proprio del 1875. E appunto Fortunato, dunque, pagina 69-70, ecco, il luogo in qualche modo culturale fondativo del meridionalismo fu una rivista, la Rassegna Settimanale, fondata fra l'altro da due giovani proprietari del centro Italia, Sonnino, che era toscano, anche se il padre era un banchiere ebreo, levantino, che
si trasferì in Toscana e Sidney Sonnino, fra l'altro la madre era inglese, da cui questo nome strano per l'Italia, Sidney, Sonnino poi fu un rappresentante importante della classe politica di governo liberale, fu presidente del Consiglio, ministro degli esteri durante la Grande Guerra. E Sonnino, Franchetti era un altro giovane proprietario, liberale, e questi crearono questa rivista dove appunto scrivevano Villari, Fortunato, corrispondente del Mezzogiorno, e fecero loro stessi delle inchieste sulla realtà del Mezzogiorno e della Sicilia. E queste inchieste sono, come dire, un punto fondamentale per la conoscenza del Mezzogiorno ottocentesco. E il metodo che usano è un metodo che addirittura sembra, fa pensare al materialismo storico, cioè un metodo strutturale di conoscenza dell'economia, della società. Perché? Perché poi questi erano studiosi positivisti, quindi intellettuali che, facevano parte di questa cultura, di questa grande cultura positivistica del secondo Ottocento. Lo stesso Fortunato è noto per aver girato a piedi quasi tutto il Mezzogiorno, fra l'altro faceva parte del CAI, dell'organizzazione alpinistica italiana, perché andava girando per gli Appennini. Lui era un fratello, cioè faceva parte di una famiglia di grandi proprietari terrieri, però non si occupava delle aziende, se ne occupava il fratello Ernesto. Lui faceva l'intellettuale, poi farà il politico, però lo faceva appunto girando a piedi e conoscendo la realtà del Mezzogiorno, regione per regione. Fra l'altro, ecco, questi giovani intellettuali all'epoca erano appunto liberali conservatori, liberali però di tendenza conservatrice. Il loro modello era il partito Tory inglese, cioè i conservatori inglesi. Ora, come sapete, in Italia non esistono conservatori, perché gli italiani sono progressisti per definizione. Naturalmente poi l'idea di progresso degli italiani è soprattutto il progresso degli affari propri, come già diceva Massimo D'Azeglio e lo stesso Leopardi, eccetera, quindi badano sempre agli affari propri e quindi in questo sono progressisti, cioè vogliono progredire sul piano personale. E non sono mai conservatori, perché conservatori è considerato un'offesa in Italia, mentre, come sapete, in Inghilterra i conservatori sono ancora felicemente viventi, vincono spesso le elezioni e soprattutto in questi decenni dell'Ottocento, per esempio con Disraeli, che fra l'altro era ebreo ed era il capo del partito conservatore inglese, erano riformisti. Perché? Perché il motto del partito Tory, e quindi del partito conservatore inglese, era «To reform is to conserve is to reform». Cioè, per conservare bisogna riformare, per riformare bisogna conservare, quindi riformisti conservatori. Questo nome è stato preso recentemente dall'aggregazione politica di Fitto, credo, ecco, il politico pugliese, che evidentemente qualche suo consigliere intellettuale gli ha fatto sapere che i conservatori inglesi avevano questo, no, e lui ha fatto il suo partitino pugliese, riformisti conservatori, ma il partito conservatore era un partito serio e faceva le riforme per conservare, così come farà lo stesso Bismarck, che era autoritario certamente, però insieme a Disraeli sono stati i primi che hanno fatto le riforme sociali in Inghilterra e in Germania. Naturalmente in prospettiva conservatrice, per mantenere il controllo politico dei rispettivi stati. Il punto fondamentale è che poi è ben presente anche ai liberal conservatori meridionalisti italiani, è che nel 1871 c'è la Comune di Parigi, cioè lo spettro del comunismo si aggirava in Europa già dal 48, il manifesto del Partito Comunista era stato già fatto. La Comune di Parigi era stato un tentativo rivoluzionario e Sonnino, fra l'altro,
si trovava in quei mesi a Parigi e l'aveva visto in azione, la rivoluzione. E quindi questi conservatori erano riformisti per impedire che si diffondesse il socialismo rivoluzionario. Fra l'altro Sonnino è il primo che in Italia parla di suffragio universale negli anni 70 dell'Ottocento. Sonnino vuole dare il suffragio universale, cioè vuole dare il voto ai contadini. Perché? È perché Sonnino è toscano, dove c'è il sistema della mezzadria, che tiene, infatti Sonnino scriverà un libro sulla mezzadria in Toscana e poi l'inchiesta in Sicilia proporrà che la mezzadria si diffonda anche nel mezzogiorno. Che cos'è la mezzadria? Nell'Ottocento era un sistema, diciamo, di tipo paternalistico in cui il grande proprietario divideva la terra tra i mezzadri e i mezzadri davano una percentuale, in genere la metà del raccolto al proprietario e si teneva l'altra metà. Dopodiché il proprietario proteggeva alla maniera feudale i mezzadri. Faceva la dote alle figlie dei mezzadri che si sposavano e quindi si creava, come in Toscana, una società controllata dall'alto e quindi una forma paternalistica di organizzazione sociale. Il voto ai contadini per Sonnino significa che i contadini per lo più votavano i proprietari e dare il voto ai contadini significava rafforzare il potere dei proprietari terrieri, mentre invece le riforme della sinistra, la riforma elettorale del 1882 che darà il voto ai 25enni che sanno leggere e scrivere, non ci sarà più l'imposta al 40%, non si dovrà più pagare l'imposta al 40%, allargherà il voto a chi? Ai professionisti, alla piccola borghesia e agli operai che sanno leggere e scrivere. E gli operai sono la classe sociale pericolosa per la proprietà. I contadini continueranno a non votare perché sono analfabeti e voteranno solo con la riforma elettorale del 1913. Ma passeranno appunto 40 anni per far votare i contadini. Quindi ecco, liberal conservatori meridionalisti sono molto critici, dicevo, della sinistra. Qua c'è una corrispondenza famosa di Fortunato del 1878 che riguarda poi i napoletani, la società napoletana. Nella grande maggioranza degli onesti a Napoli è immutata la tendenza ereditaria alla noncuranza di tutto e di tutti. È fiacca, disgregata, indifferente, pettegola, sospettosa. Vuole vivere in pace, oziosamente di rendite. Non ha fede né carattere, non ha sdegni né amori. Rifugge tuttora dagli obblighi di cultura e di socievolezza imposti dai nuovi ordini politici. È significativa una precedente cronaca che manda al giornale fiorentino La Nazione Antonio Labriola. Antonio Labriola è un allievo di Bertrando Spaventa e inizia la sua attività politica sotto le bandiere della destra storica. Poi evolverà, muterà la sua posizione e diventerà il primo grande interprete dell'opera di Marx e quindi socialista marxista. Antonio Labriola. Antonio Labriola, quando ancora faceva parte della destra storica, scrive questa cronaca riguardante Napoli. Dalla più umile plebe fino ai piccoli negozianti dei quartieri bassi della città e alla piccola borghesia dei professionisti ed impiegati che tirano innanzi la vita come Dio vuole, non c'è che pochissimi che sappiano rendersi conto di una certa qualcosa che si chiama comunità, con gli analoghi diritti e doveri. Da queste classi in su, fino ai più ricchi e ai nobili, pochissimi sono quelli che hanno preso parte diretta alla vita pubblica, da che ce n'è una e molti di giorno in giorno
se ne disgustano e se ne allontano. Ecco, questo è, come dire, un giudizio che si allaccia a quello di Nitti, cioè sul fatto che a Napoli nel Mezzogiorno non si fa politica, non c'è partecipazione politica e quindi non c'è senso comunitario. Altro critico, appunto, fondatore quasi della categoria del clientelismo sarà Pasquale Turiello. Pasquale Turiello è lucano, amico di Giustino Fortunato, è stato garibaldino, quindi come dire, non sono la destra storica raccoglie patrioti che hanno combattuto anche con Garibaldi, fra l'altro Turiello partecipò con Garibaldi nella compagnia del Matese alla dichiarazione di decadenza del governo pontificio nell'enclave di Benevento. Come sapete, Benevento faceva parte dello Stato Pontificio, non del Regno di Napoli e delle sue Sicilie, e appunto a 24 anni Turiello, combattendo con Garibaldi, come dire, liberò Benevento dal dominio pontificio. E poi partecipò sempre con Garibaldi al tentativo fallito di liberare Roma dal dominio pontificio. Quindi era stato un garibaldino. E però poi militerà nella destra storica e criticherà la sinistra con questo tipo di giudizi. La sinistra riesce a rappresentare meglio in Italia l'individuo nostro disciolto. E perché meglio lo intende, meglio lo maneggia. Finché duri tale però la sua aggregazione non può essere che inorganica, il legame non può essere che quello degli interessi individuali, consapevoli o non, e perciò è spinta facilmente alla è spinta fatalmente alla clientela. Lo scivolamento della politica verso il clientelismo, che è caratteristica del Mezzogiorno dell'Ottocento e che è rimasta fiorente, come si vede, fino ai nostri giorni, sarà analizzato da Turiello, che definirà la clientela naturale transizione dagli infimi legami della camorra e della mafia a quelli nobilissimi del partito politico. Ecco, il partito politico, la politica come appunto diciamo governo della società nell'interesse pubblico, dice Turiello nella sua opera fondamentale che è Governo e governati in Italia, pubblicata nel 1882, nel Mezzogiorno la sinistra non la pratica. Fortunato, in una lettera a Villari della fine dell'Ottocento, dirà: la democrazia che sostengono questi della sinistra nel Mezzogiorno è democrazia degli iloti, cioè degli schiavi sostanzialmente, ma non, diciamo, questa naturalmente è la critica di esponenti di destra contro la sinistra, però il clientelismo, il trasformismo, la gestione del potere fatta dai ceti politici meridionali dell'Ottocento sarà di questo tipo, clientelare e trasformistica, ancora più di quanto non era stata la destra, che appunto, avendo questo modello dello Stato etico, avrebbe voluto fare riforme dall'alto, e anche per questo rimase isolata nel Mezzogiorno, e quando poi si fecero le elezioni perse le elezioni nel 76. Un altro grande interprete della politica effettiva svolta in Italia nell'Ottocento, ma poi continuata in altre forme successivamente, fu un altro grande giurista palermitano, Gaetano Mosca, il teorico della classe politica e del ruolo dell'élite, insieme poi a Vilfredo Pareto. Che cosa scrive Mosca nel suo libro del 1895, Teorica dei governi, anzi del 1883, Teorica dei governi e governo parlamentare? La politica non era che gestione del potere. Governo e Parlamento
erano un mercato per la compravendita di solidarietà e complicità, concessioni e favori. La selezione della classe politica non avveniva mediante la crescente partecipazione dei cittadini al processo decisionale, ma si realizzava nello scontro tra camarille e combriccole. Questa è una visione molto pessimistica della realtà politica ottocentesca, che può dare luogo alle critiche contro il Parlamento di fine Ottocento, però era un'analisi realistica anche questa della realtà. Vabbè, abbandoniamo un po' questo campo della politica e veniamo al modello di sviluppo capitalistico. Ah, vabbè, se lei... sono le 5:30, certo, va bene fino a un certo punto, ma insomma, in 2 ore parlo, quindi mi spiace, non riesco a contenere di più. Dunque, gli anni 80, ecco, gli anni 80, crisi agraria sul piano internazionale. Quindi la crisi agraria che si sviluppa sul piano internazionale porta anche in Italia a ad una riflessione politica sulla necessità di avviare un processo di industrializzazione. E appunto le scelte governative della sinistra, dei governi di sinistra, prima De Pretis e poi Crispi, vanno nella direzione di favorire la nascita e lo sviluppo dell'industria in Italia. La tariffa protezionistica del 1887 dà lo strumento fondamentale per difendere questa nascita e questo sviluppo industriale dell'Italia. Il primo problema è: ma perché l'industria nasce al nord quando il sud aveva l'industria metalmeccanica? Aveva l'industria. Questo è uno dei cavalli di battaglia della polemica neoborbonica nei confronti dell'unificazione italiana e del Regno d'Italia. Ed è un'affermazione che denota l'ignoranza di chi la fa. Perché? Perché, a parte il fatto che un'industria tessile, l'industria della seta soprattutto, c'era pure al nord, ma il problema è che l'industria non nasce dove ci sono delle forme di manifattura, e questo favorisce. Ci sono altri elementi fondamentali che impongono negli anni 80 dell'Ottocento la nascita dell'industria al nord, perché il nord, la Lombardia, il Piemonte sono i luoghi economicamente più avanzati d'Italia, perché c'è un capitalismo sviluppato sia in Lombardia sia in Piemonte e in Liguria, che faceva parte del Regno di Piemonte. Perché c'è questo sviluppo? Ma perché già dal 600 nella Lombardia asburgica si è sviluppata l'agricoltura capitalistica e nel 700 è stata ancora più sviluppata dal riformismo austriaco. Giuseppe II è il figlio di Maria Teresa, e già Maria Teresa aveva avviato le riforme dell'economia e la Lombardia se n'era giovata. Cattaneo dice che già a fine 600 il Valsente, l'agricoltura lombarda si avvia verso il capitalismo. Nel Piemonte accade più tardi, abbiamo visto ieri. Il capitalismo si sviluppa negli anni 30 dell'Ottocento, e chi è l'artefice politico dello sviluppo? Cavour. Prima, all'inizio dell'Ottocento, il Piemonte era uno stato feudale, un'economia di tipo feudale, come era il Regno di Napoli. E non per caso il feudalesimo l'aboliscono i francesi a Napoli, quando arrivano a Napoli. E in Sicilia, dove non ci stanno i francesi, sarà abolita solo nel 1836 il sistema feudale. Il Piemonte avvia lo sviluppo capitalistico dell'agricoltura, naturalmente, che è il settore fondamentale dell'economia, negli anni 30 dell'Ottocento. E quindi, prima condizione favorevole
del nord Italia rispetto al sud è che c'è lo sviluppo capitalistico. Lo sviluppo capitalistico c'è già, nel sud non c'è. Nel sud del mezzogiorno, nella prima metà dell'Ottocento, c'erano 5 aziende agrarie capitalistiche, 5 in tutto il mezzogiorno. Una negli Abruzzi, una nella Basilicata, ed era proprio Fortunato, un'altra nella Calabria, ed era Nunziante, un'altra nella Puglia, insomma, Pavoncelli nella Puglia. Queste erano le aziende agricole capitalistiche, il resto era tutto latifondo cerealicolo pastorale. Che cos'è il latifondo agricolo pastorale? È un'economia non precapitalistica. La terra è tutta coltivata a grano e poi c'è la pastorizia. Certo, c'erano già dal Settecento agricolture intensive, c'erano le arance in Sicilia, l'olio in Puglia, cioè nelle zone costiere della Puglia, della Sicilia, in parte della Campania, dove però era ancora diffusa la malaria, il sele, il volturno, erano tutte zone malariche. C'erano delle colture intensive, ma il quadro dell'agricoltura meridionale fino alla fine dell'Ottocento, quando si diffonderanno le aziende agrarie capitalistiche a partire dalla Puglia, è un quadro precapitalistico. E se non c'è il capitalismo nell'agricoltura, non si può fare nemmeno il capitalismo nell'industria. Non solo, ma poi c'era l'arretratezza del mezzogiorno che ieri abbiamo visto sul piano civile. C'era l'analfabetismo al 90%, al nord era al 40%. Non si andava a scuola, al nord andavano a scuola. C'era il tessuto civile del nord che era più avanzato. Ultimo fattore fondamentale, il nord faceva parte dell'Europa. Il nord stava a pochi chilometri dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria. Il mezzogiorno stava in fondo allo stivale e all'epoca non ci stavano né i treni né gli aerei e quindi i collegamenti erano un elemento fondamentale. L'industria non si poteva fare in un paese dove non c'erano collegamenti nemmeno viari, nemmeno al proprio interno, come abbiamo visto ieri. E gli stessi collegamenti ferroviari, abbiamo visto nel 1861-62 l'Italia ha 2.400 chilometri di ferrovie, al sud ce ne stanno 124, cioè il 5%. Per questo è una scelta obbligata l'insediamento industriale nell'area più avanzata del paese, che è l'Italia del Nord e in particolare Piemonte e Lombardia, perché fra l'altro il Veneto solo nel 1866 viene consegnato all'Italia tramite Napoleone III ancora una volta, perché l'Austria perde la guerra con la Germania, con Bismarck, l'Italia si allea con Bismarck e ottiene il Veneto pur perdendo tutte e due le battaglie per terra e per mare che fa con l'Austria, Custozza e come si chiama l'ammiraglio Persano nel mare Adriatico. E quindi ha il Veneto. L'industrializzazione che comincia negli anni Ottanta parte nell'area in cui ci sono le condizioni più avanzate, cioè l'industria tessile di Rossi, appunto, che è uno dei, come dire, degli industriali più attivi nel sostenere l'industrializzazione. Così nasce il modello di sviluppo capitalistico italiano, con l'industria al nord. E quindi con questo carattere profondamente squilibrato, non c'è dubbio che questo modello di sviluppo capitalistico è squilibrato e tale rimarrà fino a oggi. Perché viene esclusa non una piccola area che poi si potrà definire depressa, come accade il modello di sviluppo capitalistico è un modello in sé squilibrato. Cioè non c'è
un capitalismo equilibrato. È proprio lo sviluppo capitalistico che induce lo squilibrio. Però una cosa è che venga escluso dallo sviluppo una piccola area, un'altra cosa è che venga escluso dallo sviluppo industriale un'area enorme che corrisponde a più di un terzo del territorio italiano. Qual è il Mezzogiorno d'Italia? E questo è il problema che si pone fin dall'inizio, cioè l'industrializzazione del nord penalizza il Mezzogiorno, anche perché l'industrializzazione induce un ritmo, allo sviluppo, un ritmo dello sviluppo completamente diverso dal ritmo dello sviluppo delle società preindustriali. Lo sviluppo nelle società industriali è molto più rapido che nelle società preindustriali. Perciò la distanza tra il nord e il sud crescerà rapidamente proprio in conseguenza dell'industrializzazione del nord. Perché fino a che era, come dire, l'agricoltura a nord e a sud, certo, quella del nord era più avanzata capitalistica e quella del sud era più arretrata precapitalistica, ma i ritmi dello sviluppo con l'industrializzazione si moltiplicano e aumentano la distanza tra le aree industrializzate e le aree non industrializzate. È allora che nasce, come dire, il divario tra nord e sud, che non farà che crescere nei decenni successivi. Qui c'è un altro punto importante, che il modello di sviluppo capitalistico italiano è un modello squilibrato, ma non è un modello di sviluppo che distingue la parte che si sviluppa e la parte che non si sviluppa, che vanno ognuno per conto suo. No, questo è un punto fondamentale che è stato dimostrato dalla storiografia, cioè c'è una interdipendenza tra nord e sud. Cioè, non è vero che il nord si sviluppa grazie all'industria e il sud è la palla al piede che non dà nessun contributo allo sviluppo. È vero tutto il contrario. E questo è stato dimostrato da ricerche di studiosi, fra l'altro piemontesi, e in particolare Franco Bonelli, scomparso purtroppo pure lui poco tempo fa. Franco Bonelli ha scritto due saggi fondamentali. Uno nel primo volume degli Annali della Storia d'Italia nel 1978 e un altro ancora precedente, un volume della Fondazione Einaudi, sempre di Torino, sulla crisi del 1907. Allora, fra l'altro, questa interpretazione di Bonelli è stata accettata un po' da tutta la storiografia italiana, che prima si era divisa in diverse interpretazioni del rapporto tra nord e sud, soprattutto dei caratteri del modello di sviluppo capitalistico italiano. Poi Bonelli ha scritto questo saggio che si intitola Il capitalismo italiano, linee generali di interpretazione, e si trova nel primo volume degli Annali della Storia d'Italia Einaudi, pubblicato nel 1978. Che cosa dice Bonelli? Oh, il problema fondamentale per l'avvio e il consolidamento di un processo di industrializzazione in un mercato aperto, come è anche l'Italia ottocentesca, è costituito dal finanziamento delle importazioni di prodotti che sono necessari sia per il funzionamento dell'industria sia per l'alimentazione della popolazione. Allora, il problema è trovare i mezzi finanziari per mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti. La bilancia dei pagamenti, appunto, è il rapporto tra import e export, e poi in più ci sono i noli e le rimesse degli emigranti. Da dove vennero i capitali che consentirono lo sviluppo della prima rivoluzione industriale in Italia? Si chiede Bonelli e si risponde dicendo che i mezzi finanziari per l'industrializzazione italiana verranno soprattutto dalle rimesse
dei milioni di meridionali emigrati nelle Americhe, già dalla fine dell'Ottocento, e poi milioni e milioni, 4 milioni di meridionali, di espatri di meridionali nell'età giolittiana. Sentite questo passo che è fondamentale, è complicato ma è fondamentale, di Bonelli. Le circostanze che avevano consentito all'Italia di diventare una nazione moderna e quelle che subito dopo l'avevano avviata sulla strada dello sviluppo capitalistico non erano giunte a trasformare né in tutto né in parte la gran parte dei contadini, la gran massa dei contadini in coltivatori proprietari, che è quello che succede nella Francia post-napoleonica e post-rivoluzione industriale e rivoluzione francese, e quindi in potenziali consumatori di prodotti industriali all'interno. Quindi un'ipotesi è quella di trasformare i contadini in coltivatori proprietari e quindi consumatori di prodotti industriali all'interno, che quindi pagano i prodotti, soldi che possono essere usati nell'avvio dell'industrializzazione. Dalla metà degli anni 90, invece, l'Italia è già un paese che ha scelto di esportare in massa forza lavoro, trasformando così in emigranti produttori di reddito all'estero quelli che potevano essere, qualora si fosse seguita una diversa strada, cioè di trasformare i contadini in coltivatori proprietari e quindi acquirenti di beni mediante pagamenti, e trasformare quindi, seguendo una diversa strada, i contadini in una massa di produttori consumatori all'interno. È chiaro, questo non è semplice, però il concetto è chiaro. Le strade erano due. Quella che si è seguita è trasformare i contadini meridionali in emigranti, contadini e anche altri ceti sociali, artigiani, eccetera, emigranti che sono diventati produttori di reddito all'estero. Questo reddito, la gran parte dei contadini meridionali e degli artigiani meridionali che andavano nelle Americhe, li mandavano a casa. Ed erano le rimesse. Fra l'altro, nell'altra ricerca sulla crisi del 1907, Bonelli ha completato questo discorso dimostrando inoppugnabilmente l'interdipendenza nord-sud. Cioè, le rimesse degli emigranti non sono state utilizzate solo per finanziare lo sviluppo industriale, ma in determinati casi hanno risolto crisi di grandi imprese industriali. E il caso dimostrato da Bonelli, che ripeto è piemontese, non è meridionale, era piemontese, è il caso della crisi della Fiat in conseguenza della crisi di liquidità internazionale del 1907. Nel 1907 la Fiat, che era stata costituita pochi anni prima, alla fine dell'Ottocento, stava per fallire perché non aveva liquidità. Come viene risolta la crisi della Fiat? Viene risolta dalla decisione della Banca d'Italia di utilizzare temporaneamente le rimesse degli emigrati meridionali che passavano tutte per il Banco di Napoli. Questi capitali che stavano al Banco di Napoli, la Banca d'Italia la trasferisce alla Fiat. La Fiat li utilizza per superare la crisi e poi li restituisce alla Banca d'Italia, che li restituisce al Banco di Napoli. Scrive Bonelli: si può ben dire che l'altra Italia, quella agricola e quella degli emigrati, quasi non si accorse di quello che stava succedendo, ma dalla crisi essa fu coinvolta nella misura in cui aveva fornito al sistema bancario i mezzi che allora servirono a sbloccare la situazione di impasse in cui si era cacciata la gestione bancaria del triangolo industriale e in particolare della Fiat.
Una crisi come quella del 1907 rappresenta l'occasione storica in cui si consolidano le basi raggiunte da uno sviluppo che verrà definito in tempi più recenti di tipo dualistico. E quindi, come vedete, questa è la migliore prova della interdipendenza nord-sud. Quindi non è vero che il nord è sempre andato avanti bene e il sud la palla al piede. No, il sud è servito proprio per finanziare lo sviluppo industriale, e quando è servito le stesse rimesse degli emigrati hanno fatto superare la crisi, alla Fiat, una crisi di liquidità finanziaria in questo modo. Quando poi ci sarà il primo cinquantenario dell'unificazione italiana, uno studioso dell'emigrazione, fra l'altro molto bravo, Francesco Coletti, senza volerlo, come dire, espresse questa disparità di destino storico del nord e del sud in questo modo, con questa frase, cioè: ciò che per il settentrione è stata la grande industria, per il mezzogiorno è stata l'emigrazione. In questo modo, con questi diversi mezzi, il nuovo regime, cioè lo Stato, il Regno d'Italia, soddisfaceva gli antichi bisogni della popolazione. Coletti non si rendeva conto dell'ironia, come dire, non voluta di questa frase, ma questa frase spiega molto bene come ha funzionato il modello di sviluppo capitalistico in Italia. L'Italia ha avuto due grandi fasi di sviluppo economico: l'età giolittiana e il boom degli anni 50-60. In entrambe queste fasi storiche il grande sviluppo industriale del nord ha corrisposto al grande esodo dal sud. 4 milioni di espatri, 3 dal mezzogiorno continentale, 1 dalla Sicilia, sono avvenuti tra il 1901 e il 1914, gli anni cosiddetti dell'età giolittiana, o come diceva Rosario Romeo, della rivoluzione industriale in Italia. Tra il 1955 e il 1964, il decennio del boom economico, lo sviluppo industriale del nord ha corrisposto all'espatrio di altri, no all'espatrio, all'emigrazione in questo caso, all'esodo di altri 4 milioni di meridionali che non sono andati più nelle Americhe, ma sono andati o nei paesi europei, perché intanto nasceva il mercato comune europeo e c'era la libertà di movimento dei lavoratori, e i lavoratori italiani andavano in Francia, andavano in Germania, andavano in Belgio, morivano nelle miniere di Marcinelle, e altri 4 milioni anche in questo decennio. Questo è stato, come dire, il carattere fondamentale di funzionamento, e questo studioso inconsciamente lo considera il fatto positivo, cioè come avere uno sviluppo industriale o andarsene in America era la stessa cosa. Evidentemente non era la stessa cosa, perché questo espatrio è, come dire, ha impedito che il mezzogiorno potesse, come dire, usare queste risorse interne per il proprio sviluppo. E qua, no, va bene, io potrei continuare un'altra ora, ma non è cosa, sono le 6 e quindi mi fermo qui. Vogliamo continuare un'altra po', ma vabbè, allora qualche altro cenno rapido. Ecco, l'età giolittiana è l'età in cui si adotta la legislazione speciale per la prima volta, che è un fatto positivo per il mezzogiorno. Cioè il governo giolittiano tenta una strada riformistica che si realizza solo a metà, e infatti io ho usato già molti decenni fa l'espressione riformismo dimezzato di Giolitti in Italia, che è stato, come dire, adottato un po' dalla storiografia italiana, perché, ecco, il riformismo giolittiano si ferma al nord. Che cos'è il riformismo giolittiano? Come sapete, alla fine dell'Ottocento
c'è il tentativo di colpo di Stato della monarchia, il 98, il tentativo di fare uno Stato autoritario sul modello del Reich tedesco, che fallisce perché c'è l'opposizione dei liberali, dei democratici, socialisti e della sinistra repubblicana alle leggi eccezionali presentate dal governo Pellù alla fine dell'Ottocento. Sonnino è il capo parlamentare di questo tentativo reazionario. Il tentativo fallisce, c'è la repressione dei moti del 98 del generale Baba Beccaris a Milano. Il 1900 l'anarchico Bresci viene dall'America e ammazza Umberto I di Savoia. Vittorio Emanuele III prende il posto del padre e avvia una svolta liberale, perché dopo le elezioni del 1900 e un primo ministero che dura poco, Saracco, dà l'incarico di formare il governo a Zanardelli. Zanardelli, che è il capo della sinistra più democratica, Zanardelli è di Brescia, giurista, autore del codice penale di fine Ottocento, e Zanardelli pone al Ministero dell'Interno Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti, ministro dell'Interno, tiene presente come gli studi di Francesco Saverio Nitti sul lavoro, cioè Giolitti è convinto del produttivismo nittiano, cioè che bisogna dare alti salari. Gli operai, i contadini devono avere salari adeguati per favorire lo sviluppo ulteriore. Quindi uno sviluppo produttivistico si fonda sugli alti salari. Questa non era un'invenzione di Nitti, era una cosa che già aveva detto Adam Smith nel Settecento, il padre del libero mercato, del liberismo inglese, che era economista ma era anche teologo, badate bene. E infatti il liberismo di Adam Smith è un liberismo molto diverso dal neoliberismo che abbiamo conosciuto noi, Reagan, Thatcher. È un liberismo che ha due fondamenti. Uno è lo Stato, quindi tutto il contrario del liberismo recente, niente Stato, tutto mercato. L'altro fondamento del liberismo di Adam Smith è la morale, perché era un teologo, morale. Cioè, per il libero mercato è necessario che ci sia un'etica e quindi una politica etica dello Stato, Stato e morale, cioè tutto quello che è scomparso nel neoliberismo tardo novecentesco e che poi oggi nel trionfo delle multinazionali ha dimostrato che cos'è nella crisi del 2008. Come al solito mi sono perso arrivando a Adam Smith, Giolitti, ecco, Nitti, sì, Giolitti, quindi che faccio tutte queste cose e poi mi perdo. Produttivismo, Nitti l'aveva scritto queste cose, proprio nella prolusione all'Università di Napoli nel 1893, i problemi del lavoro aveva posto questo problema, bisogna dare alti salari per favorire lo sviluppo più ampio. Giolitti che fa? Decide che c'è la libertà di sciopero. Dite voi, bella cosa. Era la rivoluzione, perché come disse il conte Arrivabeni, protestando dalla Lombardia a Giolitti, mandò un telegramma e disse a Giolitti che le sue decisioni in merito alla libertà di sciopero avevano provocato il fatto che lui, il conte, si era dovuto mettere sul trattore e guidare lui il trattore perché gli operai e i contadini erano in sciopero. E Giolitti gli rispose con un telegramma che aveva fatto bene, così si imparava a vedere come lavoravano i suoi dipendenti e quindi gli avrebbe dato quello che meritavano di avere. E questi erano, come dire, e così, come dire, gli scioperi sui manuali, se tornate a leggere qualche manuale, trovate che appunto 1901, libertà di sciopero, scioperi per tutta Italia, aumento dei salari. Oh, tutto questo però vale per il nord, perché il nord era in uno stato più avanzato, il sud era sotto il controllo dei proprietari terrieri.
I proprietari terrieri storicamente avevano speso tutti i loro soldi già dall'unità in poi per aumentare la loro proprietà terriera, comprando le terre che lo Stato aveva messo in vendita del demanio o della manomorta ecclesiastica, ed erano rimasti senza capitali da poter investire nello sviluppo produttivo della loro. Questo, come dire, come problema generale, è quello che poi dicono, come Salandra, che sarà un po' il rappresentante emblematico dei proprietari meridionali, in particolare pugliesi, che i proprietari meridionali non avevano i capitali per favorire lo sviluppo capitalizio. Questo è vero solo in parte, perché proprio alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento la grande azienda capitalistica si sviluppa proprio in Puglia. Però i proprietari meridionali, e in particolare quelli pugliesi, che erano i più reazionari, non intendono aumentare i salari, ecco. Cioè rimangono dei sostenitori, come dire, dei praticanti dei bassi salari. Loro danno salari bassi, non solo, ma come poi si può leggere dall'inchiesta sulle condizioni dei contadini meridionali, che fu fatta nel 1907, nel 1908, un prefetto che era stato mandato a gestire una controversia tra proprietari e contadini in Puglia, mandò al ministro dell'interno la relazione dicendo: ma che qua i proprietari non si vogliono nemmeno sedere allo stesso tavolo insieme ai contadini, perché li considerano delle bestie, e quindi un proprietario non può sedersi vicino a un contadino. Questa era la condizione ancora del Novecento dei rapporti tra proprietari e contadini. Infatti già a suo tempo Sonnino, non per caso, aveva sostenuto l'applicazione dei contratti agrari di tipo mezzadrillo, ma nel Mezzogiorno non si era mai potuto modificare i contratti agrari e i rapporti proprietari-contadini erano stati sempre, come dire, impossibili. Tanto è vero che poi sarà l'emigrazione a risolvere il problema, perché i contadini emigreranno e i proprietari non avranno più la massa di lavoratori da sfruttare, dovranno aumentare i salari per trovare appunto lavoratori, lavoratrici che sostituiscano la massa di emigranti che se n'è andata nelle Americhe. E comunque i proprietari meridionali e pugliesi in particolare non accetteranno queste decisioni governative sulla libertà dello sciopero, e gli scioperi saranno considerati proprio da Giolitti, e appunto in un libro che io scrissi oramai 40 anni fa c'è tutta la documentazione di queste vicende pugliesi. Giolitti, ministro dell'interno, scriveva ai prefetti della Puglia che dovevano adoperare gli articoli del codice penale che prevedevano, come dire, l'intervento della forza pubblica nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che dichiaravano lo sciopero. Ecco, le leghe contadine, che nel nord erano consentite, nel sud sono vietate. Uno dei capi lega contadine più famoso, il più famoso è certamente Giuseppe Di Vittorio, che opera negli scioperi del 1912-1913, ma a partire da quelli del, insomma, le grandi fasi di sciopero agrario e industriale in Italia sono 1901-1902, 1906-1907, 1912-1913. In tutte queste fasi al sud non sono consentite gli scioperi, cioè interviene la forza pubblica. Non solo, ma ecco, vi leggo questo telegramma del ministro della guerra Casana, e lo trovo facilmente perché sta nell'indice dei nomi ed è l'unico, Casana 95, ecco qua. Ecco, questo è il 1908, quindi gli scioperi del 1907-1908. Al principio del 1908 il ministro della guerra, Severino Casana, quindi ministro della guerra,
allora non si chiamava difesa, si chiamava guerra, replicherà esasperato alle richieste continue della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Se in tutti i paesi della Puglia, che richiedono frequenti invii di truppa, cioè di soldati, per servizio di pubblica sicurezza, si dovessero impiantare distaccamenti permanenti, i reggimenti dislocati nell'Italia meridionale non basterebbero a fornirli. Cioè i proprietari pugliesi chiedevano tali e tanti soldati che non c'erano nell'esercito di stanza del Mezzogiorno, non c'era il numero sufficiente di soldati che corrispondesse alle richieste dei proprietari. Volevano i soldati che dovevano reprimere gli scioperi, perché appunto, ecco qua, Giolitti, che aveva come dire, consentito la libertà di sciopero al nord, alle leghe socialiste, mandava i telegrammi ai prefetti del sud, della Puglia in particolare, che definivano associazioni a delinquere, ecco, le leghe contadine, e indicavano gli articoli 146, 154 e 248 del codice penale per procedere rapidamente agli arresti e alle imputazioni giudiziarie. Quindi il Mezzogiorno era escluso dalla libertà di sciopero, perché il sistema politico del Mezzogiorno si fondava sul consenso dei proprietari meridionali, che mandavano i deputati al Parlamento. I contadini il voto l'avranno solamente nel 1913. Fino al 1913 i deputati meridionali erano espressioni al 90% della proprietà terriera. E Giolitti aveva bisogno dei deputati meridionali, che non per caso venivano definiti ascari. Ascari, sapete chi erano? Erano i militari indigeni africani, diciamo, che combattevano con le potenze coloniali, in particolare con l'Italia, gli ascari. E i deputati meridionali erano definiti ascari di qualsiasi governo, perché poi il governo consentiva loro di controllare le forze sociali dipendenti, i contadini essenzialmente, o gli operai anche nelle fabbriche, perché lì dove ci sono le fabbriche, che erano specialmente in Campania, fabbriche metalmeccaniche e fabbriche tessili, avveniva lo stesso. Gli scioperi anche operai in Campania, soprattutto, che era la zona più industrializzata, avevano lo stesso trattamento repressivo. Quindi libertà al nord, repressione al sud. L'unica, come dire, misura effettivamente positiva dei governi giolittiani, e comunque dell'età giolittiana in genere, fu la legislazione speciale. Legislazione speciale che fu suggerita, appunto, che fu iniziata da Zanardelli con la legge per la Basilicata e portata avanti con la legge speciale per Napoli. Scritta da Nitti, e questa legislazione speciale consentì innanzitutto l'espansione e il consolidamento della struttura industriale napoletana. Qua c'è la questione di Napoli, che richiederebbe un'altra lezione. Napoli doveva darsi una fisionomia economica più consistente, perché avendo perduto il ruolo di capitale con tutto quello che significava, cioè amministrazione, diplomazia, esercito, tutto concentrato nella capitale, e avendo mezzo milione di abitanti, Napoli tra 800 e 900 è ancora la quarta città d'Europa, Londra, Parigi, San Pietroburgo, Vienna e Napoli, mezzo milione di abitanti, non si poteva reggere su un'economia. E quindi l'industrializzazione di Napoli, che significa l'Ilva a Bagnoli, impianto siderurgico a ciclo continuo, e la zona industriale di San Giovanni a Teduccio, oggi infestata dalla camorra, sia l'area flegrea sia l'area orientale di Napoli, l'industria si sviluppò. E poi le leggi speciali furono estese alle altre regioni e ci fu uno sviluppo anche dell'industria idroelettrica. Insomma, la legislazione speciale fu una misura importante per il Mezzogiorno, solo che appunto la guerra
La guerra segnò la fine sia della legislazione speciale e avviò una fase di privilegiamento ulteriore del settentrione grazie al rafforzamento dell'industria bellica e non solo bellica, che era indispensabile in uno stato di guerra. E quindi è stato dimostrato, per esempio, dagli studi di Vera Zamagni, che la prima guerra mondiale peggiora ulteriormente il rapporto nord-sud, perché favorisce l'espansione dell'industria settentrionale. Certo, anche quel poco di industria presente a Napoli ha uno sviluppo che poi pagherà nel dopoguerra, quando finite le necessità belliche si smantelleranno le industrie, l'Ilva, l'Armstrong a Pozzuoli, i cantieri di Castellammare, e ci sarà la crisi industriale, mentre al nord verrà rafforzata ulteriormente l'industria nel dopoguerra, e con la costituzione dell'IRI durante il periodo fascista ad opera di due grandi meridionali, Beneduce, presidente dell'IRI. Beneduce era stato allievo di Nitti ed era un social riformista e massone, e Mussolini gli diede carta bianca, essendo un dittatore, questo almeno lo poteva fare, per superare la crisi del 29, gli effetti in Italia della crisi del 29, e l'IRI fu una risposta. Direttore generale dell'IRI era un altro grande meridionale, Donato Menichella, che poi continuerà la sua opera nel dopoguerra come governatore della Banca d'Italia. Alla fine di questa splendida carriera decise di ridursi la liquidazione e la pensione, secondo un modello che poi non è stato seguito da nessuno, perché non è piaciuto a nessuno nelle sue condizioni. Allora, e chiudo a questo punto, il periodo fascista, che poi è il periodo che vede la situazione peggiore del Mezzogiorno. Gli anni tra il 1929 e il 1935, Manlio Rossi Doria li ha definiti della disperazione nera nel Mezzogiorno, perché non era più possibile l'emigrazione, sia perché gli Stati Uniti non prendevano più emigrati, sia perché il fascismo impediva l'emigrazione e impediva anche gli spostamenti interni al paese. Ma poi, come dirà Pasquale Saraceno in un suo scritto, tutto il periodo dal dopoguerra alla fondazione dell'IRI è un periodo in cui c'è un forte finanziamento pubblico che si dirige tutto verso l'espansione dell'industria collocata nel nord Italia. Alla fine di tutta questa storia, come sempre poi a Napoli si dice goppu quot acqua volluta, cioè sul cotto acqua bollita, quel poco di industria, no poco, insomma, durante l'IRI aveva sviluppato anche l'industria qui nell'area napoletana per opera di Beneduce e di Menichella, e poi Francesco Giordani, napoletano, scienziato napoletano, che sostituì Beneduce alla presidenza dell'IRI. C'era stato uno sviluppo dell'industria nell'area napoletana e aveva portato anche all'insediamento dell'Alfa Romeo, non come Alfa Sud, che sarà poi nel 69, ma come industria aeronautica, industria bellica naturalmente. Questi insediamenti industriali di Napoli furono distrutti nel 43, contestualmente dall'aviazione anglo-americana, che bombardò tutti questi insediamenti perché l'Italia era ancora il nemico, e quello che non avevano bombardato gli anglo-americani fecero saltare in aria i tedeschi in ritirata nel settembre del 43, lungo tutta la costa da Castellammare a Pozzuoli. Per cui arriviamo al 45 e chiudiamo questa storia. Nel 1945 Roosevelt, bontà sua, poco prima di morire nel 44, Roosevelt morì poi subito dopo la conferenza di Yalta del febbraio del 45, dove era andato, lui sapete era paralitico, era malato e dovette andare a Yalta in Unione Sovietica, perché il feroce dittatore Stalin non prendeva l'aereo,
viaggiavo solo in treno come Trotsky durante la rivoluzione, ma non prendevo l'aereo perché evidentemente si metteva paura, e quindi tutte le riunioni tra i grandi del 43-45 si fanno a Teheran, si fanno a Yalta, cioè dove Stalin poteva arrivare in treno, e il povero Roosevelt doveva pigliare l'aereo, aerei di quel tempo, e andare a questi incontri a tre che si svolgeranno tra 43 e 45. Comunque, nel 44 Roosevelt decide che gli Stati Uniti possono fare un parziale rimborso delle spese che il Regno del Sud, cioè, 43, sapete, cade il fascismo, insomma, e nel sud arriva l'esercito anglo-americano, la AMG, insomma, i comandi militari alleati hanno il controllo del territorio meridionale prima di arrivare a Roma nel 44, e si mettono in giro, cioè perché l'Italia deve pagare le spese dell'occupazione, come il Regno delle Due Sicilie aveva pagato le spese dell'occupazione austriaca facendosi prestare i soldi dai Rothschild, così nel 43-44 quello che restava dell'Italia, che era molto poco, pagava le spese dell'occupazione anglo-americana con le famose, soprattutto per chi era allora già vivente, che oggi ha più o meno 90 anni, le AMLIRE che caricavano appunto sull'Italia le spese dell'occupazione. Nel 1944 Roosevelt decise che a parziale rimborso di queste spese italiane avrebbe dato 339 milioni di dollari di risarcimento, e naturalmente il risarcimento doveva andare al Mezzogiorno, perché l'occupazione alleata era stata del Mezzogiorno, a nord c'erano i tedeschi, quindi che certo non potevano rimborsare nessuno dopo il crollo. Questi 339 milioni fu proprio Pasquale Saraceno, che era un dirigente dell'IRI, a definire un cosiddetto piano di primo aiuto, che prevedeva l'uso di questi 339 milioni nel Mezzogiorno d'Italia, al parziale risarcimento delle spese di occupazione. Questo deciso, Saraceno finì la compilazione di questo piano nel gennaio del 45. Tre mesi dopo ci fu la liberazione del Nord, 25 aprile, finalmente crolla il fascismo e il Nord viene liberato. A quel punto il piano di primo aiuto non andava più bene, perché l'Italia si era unita, e quindi non si potevano dare tutti i soldi al Mezzogiorno. E fu preparato nel 1945, dopo il 25 aprile, un piano diverso che si chiamò Piano delle Importazioni Industriali, e naturalmente queste importazioni industriali andavano alle industrie. Ora, si dava il caso che le industrie al sud erano state distrutte, non c'erano più, quindi come si potevano finanziare le industrie se le industrie non c'erano? E allora, gioco forza, si finanziò l'industria settentrionale, e i 339 milioni dovevano andare al sud, andarono al nord, perché fu lo stesso Saraceno a fare il piano, fra l'altro poi ci sarà Morandi, ministro dell'industria. In seguito a questo, come dire, a questo aggravamento del divario nord-sud, anche per questi piccoli episodi, questo del piano di primo aiuto che invece di andare al sud va al nord, Saraceno e Morandi, che era ministro dell'industria socialista, storico dell'industria, decisero nel 1946 di costituire la Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Perché? Perché dicevano giustamente tutti e due, ed erano molto diversi tra di loro, perché Morandi era socialista, ma socialista anche se lui era nato mazziniano, poi lui fra l'altro era figlio di un albergatore milanese, quindi della borghesia milanese, prima era mazziniano, poi diventò socialista leninista, perché allora i socialisti erano più, come dire, più leninisti dei comunisti che si limitavano a essere stalinisti,
all'epoca. Saraceno era cattolico, era nato in Valtellina, ma i genitori erano siciliani. E questi due uomini, che poi si stimavano enormemente, si erano, fra l'altro Morandi era anche uno storico dell'industria, la prima storia della grande industria di Rodolfo Morandi, erano convinti che nella ricostruzione e nello sviluppo industriale che doveva, come dire, caratterizzare la ricostruzione italiana, o si sviluppava l'industria del mezzogiorno oppure il mezzogiorno sarebbe andato ancora più indietro, e perciò crearono questa istituzione che doveva favorire l'industrializzazione del mezzogiorno. Dopodiché, vabbè, si fa la cassa del mezzogiorno, ma prevede lo sviluppo delle infrastrutture, la bonifica, lo sviluppo dell'agricoltura del mezzogiorno, rinvia l'industrializzazione del mezzogiorno, che si avvierà poi anni dopo, nel 1956, perché la Banca Mondiale dirà che continua a finanziare l'Italia se sviluppa l'industria nel mezzogiorno. Nel 1956 c'è il mercato comune europeo, e sempre Pasquale Saraceno fa inserire un comma in cui si dice che lo sviluppo industriale del mezzogiorno è un compito fondamentale dell'Unione Europea, che lo deve sostenere. Nel 1956 ci sarà la prima legge per l'industrializzazione del mezzogiorno, che poi recentemente è stata anch'essa industrializzazione, che comunque ha trasformato in parte il mezzogiorno, anche che con limiti enormi, che facevano parlare di cattedrali nello sviluppo, di tutta una serie di limiti di questa industrializzazione, ma che ha significato comunque un episodio molto positivo per la modernizzazione del mezzogiorno. E naturalmente negli ultimi tempi, in cui oramai si parla a vanvera, e qualunque, come ha detto autorevolmente pure Umberto Eco, se la democrazia degli imbecilli, di internet ognuno dice quello che pensa non sapendo niente, anche l'industria del mezzogiorno è diventato oggetto di attacchi e di critiche assolutamente infondate. Io potrei continuare, ma penso che ne avete abbastanza di queste storie. Grazie. Grazie di questa bella lezione, di questo grande disegno, partendo dall'Ottocento siamo arrivati adesso al secondo dopoguerra. Lei ha fatto vari confronti anche con la Germania di Bismarck, e vorrei aprire il dibattito con un altro confronto, con la situazione in Italia, con quella nell'impero austro-ungarico nello stesso periodo. Austria naturalmente ha partecipato a questa seconda rivoluzione industriale, anzi il capitalismo austriaco è entrata proprio nel epicentro di quella crisi che poi è diventato noto come la Grande Depressione dell'Ottocento, cioè quella a partire dal crollo della borsa di Vienna nel 73. Lei ha menzionato già varie famiglie come i Rothschild, per esempio. Quindi c'era un ceto dell'impero austro-ungarico che fortemente ha sviluppato l'industria, e interessantemente proprio questo ceto non aveva un'adeguata rappresentanza politica. Come in Italia, anche in Austria i liberali non sono riusciti a realizzare il loro progetto, sono clamorosamente falliti nel tentativo ambizioso di trasformare questa monarchia in una monarchia costituzionale, no? Questo era il loro progetto, così come sono falliti di sostituire questo cattolicesimo un po' superstizioso con una visione del mondo un po' più moderno, più razionale. Comunque anche in Austria c'erano i neri e i rossi, due partiti che dominavano, i socialisti guidati da Viktor Adler, che raccoglieva il proletariato intorno al suo partito,
e i cristiano sociali intorno a, a Carlo Ega, entrambi da un lato appunto il proletariato, dall'altro lato la piccola borghesia, ma non la grande borghesia che ci ha lasciato le testimonianze anche materiali di questo periodo, cioè proprio i fondatori, si parla della Gründerzeit, no? I grandi fondatori che hanno lasciato questa Vienna che troviamo ancora oggi, loro non avevano un'adeguata rappresentazione politica. C'è in Italia qualcosa che si potrebbe paragonare a questi fondatori, che hanno lasciato anche materialmente testimonianze di questo periodo? Cioè il ruolo della grande borghesia in politica sostanzialmente. No, credo che nemmeno in Italia c'è questo fenomeno, perché appunto sono altri le questioni che si pongono. Parlando dell'Austria, mi è venuta in mente una famosa riflessione di Salvemini, che tra l'altro partiva da una riflessione di Cristina di Belgioioso, che si svolge all'interno della polemica di fine Ottocento sul razzismo, che quindi è molto attuale anche oggi. Cioè il fatto che a fine Ottocento l'antropologia lombrosiana, che veniva accettata largamente dai socialisti, sosteneva appunto l'incidenza della razza nel comportamento umano e soprattutto nella capacità, diciamo, di essere soggetti di modernizzazione o di rimanere legati a tradizioni arretrate. E questo portò proprio alla fine dell'Ottocento a un'affermazione di teorie razzistiche che intendevano penalizzare il Mezzogiorno e dimostrare che l'arretratezza del Mezzogiorno era causata da questa inferiorità razziale. E ci sono appunto, questa era, come dire, l'interpretazione razzistica della questione meridionale, che fu opera di un'antropologia positivistica che da Lombroso arrivava a Enrico Ferri, che sarà anche segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, e a antropologi come Niceforo, Sergi, e in qualche modo sarà fatta propria anche da Turati, che era il segretario del Partito Socialista, che anche nel dopoguerra avrà delle posizioni molto avanzate sul piano riformistico, ma che ritroviamo alla fine dell'Ottocento sostenitore di una teoria razzistica del rapporto Nord-Sud. Io, insomma, dire, ho cercato di dimostrare i motivi economico-sociali della difficoltà del rapporto Nord-Sud e politici fin dall'unificazione e anche prima dell'unificazione. Invece alla fine dell'Ottocento è impressionante ricostruire queste vicende. Filippo Turati scrive sulla rivista socialista Critica Sociale nel 1893, quindi quando nasce il Partito Socialista Italiano: è la lotta fra il medioevo feudale, che domina nel meridione, espande le sue propaggini in tutta la campagna italiana, e gli inizi dell'età moderna, della fase industriale, che albeggia nelle plaghe più civili e più colte, specialmente del settentrione. Quindi vedi, colte, civili, e invece fra queste due civiltà, o piuttosto tra questa incipiente civiltà e quella putrefatta barbarie. Cioè, insomma, il segretario del Partito Socialista definisce il Mezzogiorno putrefatta barbarie, che mi pare un'esagerazione, insomma, c'era pure qualcosa. No, oltretutto, si capisce poi la reazione di Giarrizzo, perché Giarrizzo, poi, che è socialista fra l'altro, reagisce a queste, come Colaianni,
altro siciliano. Colaianni scrive proprio in questi anni per la razza maledetta, proprio per contestare queste teorie razzistiche. Gaetano Salvemini, dicevo, fa questo discorso che riprende sempre riguardo a questa storia delle razze diverse, delle due civiltà, la civiltà avanzata del nord e la civiltà putrefatta del sud. Dice Salvemini, l'Austria perciò assorbiva imposte dall'Italia e le versava al di là delle Alpi. Considerava il Lombardo-Veneto come il mercato naturale delle industrie boeme. Con un sistema fortemente protezionista impediva lo sviluppo industriale dei domini italiani, cioè del Lombardo-Veneto. E i Lombardi allora erano ritenuti fiacchi e privi di iniziative. Ed era ormai ammesso da tutti che il popolo lombardo era nullo, tra virgolette. Cristina Belgioioso pubblicava degli studi sulla storia di Lombardia, nei quali cercava di spiegare il difetto di energia dei Lombardi, che poi, in quanto discendente dei Longobardi, un po' di energia avrebbero dovuto conservarla, e gli scrittori d'Oltralpe spiegavano le condizioni arretrate dell'Italia, Italia del Nord, Lombardo-Veneto, con l'inferiorità della razza. Non altrimenti oggi, dice Salvemini, degli sciocconi, che non mancano mai in tutte le epoche, camuffati da antropologi, vanno nel sud, misurano un centinaio di nasi e ne ricavano la inferiorità della razza meridionale di fronte alla settentrionale. Nelle cause di questa malattia del sud non c'entrano niente né il clima né la razza, le cause sono esclusivamente sociali. Perciò poi Salvemini avrebbe proposto l'alleanza tra i contadini del sud e gli operai del nord, che poi sarà ulteriormente specificata da Gramsci. Turati invece avrebbe orientato il Partito Socialista secondo la formula della egemonia della parte più avanzata del paese sulla più arretrata, che sarebbe il mezzogiorno, non per opprimerla ma anzi per sollevarla e per emanciparla. Quindi questa è appunto, fra l'altro, un altro socialista che per altro era un apostolo, considerato un apostolo dei contadini della pianura padana, Prampolini, aveva inventato la bella formula che opponeva ai nordici i sudici. Gli abitanti del sud erano definiti i sudici, quindi erano del sud ed erano pure sudici, perché naturalmente questo è. E questo, ripeto, è il socialismo italiano, non è la reazione dei proprietari, no, no, sono i socialisti e gli apostoli dei contadini della pianura padana, Camillo Prampolini era i sudici. Questa è, come dire, la storia delle relazioni, perciò poi in questo paese non ne usciamo, stiamo ancora oggi, 2018, a dover riconoscere che il Mezzogiorno, come ha detto l'allora governatore della Banca d'Italia Draghi, oggi appunto capo della Banca Europea, questo lo disse nel 2009 se non sbaglio, il Mezzogiorno oggi è la parte più popolosa e più arretrata dell'Europa Unita. Il fatto che il ritardo del Mezzogiorno, perché non si può parlare di arretratezza, il Mezzogiorno si è modernizzato già nella seconda metà del Novecento, però il ritardo del Mezzogiorno è impressionante e non si spiega altrimenti che con un processo storico secolare che ha avuto queste caratteristiche. E naturalmente andrebbe ulteriormente approfondito, però appunto la questione italiana è un titolo double face, è la questione italiana posta da
Cavour a Parigi per la Crimea, ma è la questione italiana che ancora sopravvive come problema irrisolto, e naturalmente nelle condizioni attuali della politica italiana è irrisolvibile, anche se poi la nemesi storica si ripete. Nel 1876 fu il Mezzogiorno a determinare la caduta della destra e l'avvento della sinistra storica. Nel 2018 paiono tutti convinti che il risultato di queste elezioni fra 10 giorni sarà determinato dai risultati dei collegi meridionali, che sembrano divisi in questo sistema assurdo del sistema elettorale appena approvato, saranno divisi tra il centrodestra e i 5 Stelle, e diciamo gli altri partiti non avranno nessuna speranza. Quindi sarà ancora una volta il Mezzogiorno a decidere il risultato politico, però, come dire, senza una prospettiva politica che riguardi, come dire, lo sviluppo dell'Italia e lo sviluppo del Mezzogiorno dentro lo sviluppo dell'Italia, ma sarà una reazione, ancora una volta, di protesta contro i governi precedenti che non si sono occupati del Mezzogiorno, che oramai non gli ultimi governi, ma oramai dalla fine del Novecento il Mezzogiorno è una questione chiusa, da fastidio anche parlarne. Negli anni Ottanta si è affermato, ai tempi di Craxi, che era stata risolta la questione meridionale. Negli ultimi anni, ripeto, lo stesso Draghi ha dovuto riconoscere che la questione del Mezzogiorno è la più grave d'Europa, però di soluzioni per il Mezzogiorno non si parla più dalla fine del Novecento. E questo naturalmente non ci conforta. Grazie. Possiamo andare? O ci sono domande? Allora fate domande. Sì, prego. Buonasera. Io innanzitutto volevo aggiungere una cosa alla distinzione che lei ha fatto tra liberismo di Adam Smith e neoliberismo attuale. Innanzitutto, secondo me è importante smascherare quella che è l'ipocrisia dell'ideologia neoliberista, ovvero la volontà di eliminare lo Stato. Come la professoressa Mazzucato nel suo recente Lo Stato innovatore scrive, grandissime imprese come Tesla, grandissimi giganti come Tesla, Apple, eccetera, si sono largamente giovate degli incentivi statali, per cui l'intervento dello Stato in economia, anche nel privato, è qualcosa che è ancora ben presente, è qualcosa di cui, anzi, il mercato si giova, tant'è vero che quando si è trattato di rendersi conto dell'idea che stava crollando tutto negli Stati Uniti per via della bolla finanziaria del 2008, c'è stato l'intervento dello Stato in economia. Per cui l'ipocrisia neoliberista è questa, ovvero Stato sì quando si tratta di ricevere incentivi e finanziamenti, Stato no quando si tratta di evadere quelli che sono i confini nazionali, territoriali, per poter sfruttare migliori condizioni per impiegare forza lavoro, per esempio in Est Europa, nell'Est del mondo, eccetera, eccetera. Quindi ci auguriamo che la fase attuale neoliberista possa passare, almeno penso che siamo tutti d'accordo in questa sala, che ci auguriamo che possa finire il prima possibile. Per quanto riguarda invece una domanda di tipo ovviamente di carattere storico ma anche economico e culturale, le volevo chiedere che cosa secondo lei manca al meridione. Prendiamo ad esempio quella che è considerata un modello di socialdemocrazia, quindi lei ha parlato del rapporto nord-sud, io lo vorrei portare un po' più all'estremo, prendiamo il caso della Svezia, per esempio, un sistema socialdemocratico impeccabile, dove però ci sono alcuni dati
comunque allarmanti, a partire da l'avanzamento di movimenti neonazisti, i dati sui suicidi, sui divorzi, insomma non sembra il posto più felice del pianeta, nonostante ci siano determinate caratteristiche estremamente positive come dal punto di vista del funzionamento dello Stato. Per cui la mia domanda è: il meridione deve inseguire un modello nord europeo di capitalismo che non prevede clientelismo, non prevede corruzione, che quindi in questo caso si può giovare di una divisione del lavoro corretta che possa portare lavoro e benefici su un quanto più vasto possibile territorio, oppure deve trovare una sua specificità? Bella domanda. Vabbè, La Mazzuccata è un ottimo libro che consiglio, di cui consiglio la lettura, e non ho da aggiungere altro, sono d'accordo. La Svezia è la Svezia, con le sue caratteristiche. Tenete presente che la Campania, non il Mezzogiorno, la Campania ha una popolazione superiore alla Danimarca e alla Finlandia. La Svezia è un po' più popolata, e anche la Norvegia. Cioè, i problemi del Mezzogiorno, come dire, sono enormi. Io non ho nessuna ricetta, e poi di questi tempi, francamente, non esistono più ricette. Quello che è successo nel XXI secolo, se come l'unificazione italiana, è francamente stupefacente che un paese come la Cina riuscisse a mettere insieme il comunismo peggiore e il dominio del mercato più, come dire, meno controllato dal Partito Comunista è un'ipotesi che nel Novecento nessuno avrebbe preso in considerazione, anche se erano state già avviate le riforme di Deng Xiaoping negli anni Ottanta. Quindi non esistono più modelli di sorta, non, purtroppo quello che si vede dappertutto non sono modelli positivi, la socialdemocrazia è in crisi, la Svezia non è la novità che c'è il neonazismo, perché nella Svezia c'erano già le teorie eugenetiche prima che fossero realizzate dai nazisti in Germania. C'è sempre stata, come dire, una tendenza reazionaria pericolosa che è stata emarginata dal successo delle socialdemocrazie. E la stessa Danimarca, che è un altro modello di democrazia, da anni è sotto governi di destra che impediscono, tra l'altro hanno messo la tassa di accesso per gli emigranti, come ben si sa, uno o due anni fa. Quindi le tendenze che oggi prevalgono nel mondo non costituiscono nessun modello positivo a cui potersi riferire. Prima si poteva credere, c'era chi credeva al comunismo sovietico, chi credeva alla socialdemocrazia scandinava. Oggi non c'è niente a cui credere, altri nel castrismo, Che Guevara, la mia generazione ha creduto a tante cose. Purtroppo oggi non ci sono modelli. Il mezzogiorno, come si fa a dire, ecco, certo, dovrebbe esserci. Io per esempio sono convinto che purtroppo il problema fondamentale del Mezzogiorno, e credo di averlo messo in luce anche per l'Ottocento, è che manca da sempre di una classe dirigente meridionale capace di direzione politica. Il Settentrione d'Italia l'ha avuto in una certa fase, certamente nell'Ottocento e anche nel Novecento. Il Mezzogiorno, purtroppo, tranne elementi singoli, allora, come sempre, è come la cultura. Il Mezzogiorno ha avuto grandi intellettuali, grandi filosofi, grandi letterati e poi analfabeti. E lo stesso vale per la politica. Ci sono stati dei grandi intellettuali politici. Nitti, un nome per tutti, ma io ho citato Beneduce e Menichella, grandi commedia, e tanti altri, Saraceno. Però, ecco, il ceto politico meridionale è sempre stato al di sotto di ogni.
E basti pensare a che cosa ha significato innanzitutto il Mezzogiorno e ormai in tutta Italia, perché poi la strada che Mazzini è sempre vestito di nero, forse era pure un po' proiettatore, lo dice un mazziniano, ma la sua profezia, l'Italia sarà quello che il Mezzogiorno sarà, si è realizzata, perché tutti i difetti del Mezzogiorno, tutte le carenze del Mezzogiorno oggi le troviamo diffuse in tutto il paese. Non per caso mafia, camorra e 'ndrangheta sono presenti e dominano in tutte le regioni, e quelli che una volta erano i ceti dirigenti delle regioni centro-settentrionali oggi sono coinvolte in tutti i traffici illeciti delle mafie meridionali. Basta leggere il giornale, sentire il telegiornale, l'ultima, quella di Firenze con la 'ndrangheta, insomma le società fittizie, i rifiuti li hanno gestiti i casalesi, ma chi li hanno portati? Gli industriali del nord, a cui conveniva sversare qui da noi, perché i casalesi facevano pagare un terzo di quello che costano lo sversamento dei rifiuti in forme legali. Quindi purtroppo in Italia abbiamo avuto, come dire, la meridionalizzazione in senso peggiore dell'Italia, proprio come incapacità di direzione e criminalità e corruzione diffusa. Io, come dire, questo discorso preferisco non farlo perché pare che diffonda pessimismo, ma questa è la realtà attuale, è una realtà fortemente drammatica, è difficile da modificare, tant'è vero che oramai anche la politica si è ridotta a una chiacchiera infondata. Le promesse, tutti promettono tutto, chi dà 1.000 euro al mese a chi non ha cose, chi non fa pagare le tasse, tutte promesse assurde perché non hanno nessuna consistenza reale, non sono cose che non si possono fare, come se batto moneta, faccio i soldi e li distribuisco. E però tutti questi politici inventati dell'era attuale lo dicono tutti, chi promette una cosa, chi promette un'altra. E qual è la prospettiva? Non c'è. E quindi, come dire, c'è da essere preoccupati. E nessuno, io posso fare la storia, ma non faccio il futurologo, non lo so. E la Svezia, la Danimarca, cioè, avevo amici danesi che vivono a Copenaghen che stanno con le mani nei capelli, non si riconoscono più. E Copenaghen è la città dove si vive meglio al mondo, naturalmente, vanno tutti in bicicletta, si rispettano tutte le cose, ma la Danimarca ha un governo di destra di tipo razzistico, questa è la civilissima Danimarca. E non c'è più la socialdemocrazia al potere, c'è la destra, come in altri paesi. Poi non lo so se in Svezia ci sono ancora i socialdemocratici o se non c'è un governo non socialdemocratico, francamente mi sfugge in questo momento, ma purtroppo questo ventunesimo secolo sta dimostrando veramente molto particolare, e dove gli elementi positivi non si capisce quali sono, perché fino a qualche anno fa c'era tutta l'enfasi su queste tecnologie avanzate, ecco, la società dell'informazione, la democrazia, ecco, queste sciocchezze come quella quell'assessore di Roma, che è consigliere comunale 5 Stelle, che ha fatto quella dichiarazione che poi si è dovuta dimettere, perché che i film, appunto, la proiezione dei film più belli, io sempre quando insegnavo all'università dicevo sempre agli studenti: avete visto La caduta degli dèi? No. Avete visto che film? Non avete visto nessun film di quelli che... A Roma ci sono stati dei giovani che hanno preso l'iniziativa di proiettare i film della grande tradizione cinematografica italiana, Fellini, Antonioni, Visconti, Rossellini, eccetera, eccetera. È un imbecille vicepresidente della Commissione Cultura, 5 Stelle naturalmente, che sono i più ignoranti di tutti, ha detto che era una cosa, come ha detto, qualcuno l'ha letto queste cose, datemi un aiuto, ha detto che questo era
ma nessuno sa questo fatto che è successo a Roma. Ma voi saprete, il giornale, si sta pure su internet, ci stanno le sintesi dei giornali, vi dovete informare. Non mi ricordo come ha definito, con un termine incredibile, perché? Perché questi film si fanno vicino a casa sua e lei ha fastidio perché poi i giovani escono e fanno rumore la sera e non la fanno dormire a questo imbecille. E allora invece di dire mandate un po' di polizia a controllare, come succede a Napoli, ai baretti, che chi abita oramai a Chiaia non campa più perché la sera non si capisce niente, queste vogliono togliere il finanziamento per questa iniziativa culturale importante di proiettare i film migliori, tant'è bene che c'è stata la protesta di tutti i cineasti italiani. E ieri ho visto che pure Scorsese dall'America ha mandato l'adesione a questa protesta per difendere questa iniziativa. E oggi siamo a questo, e su internet qualunque imbecille dice la sua, come disse Umberto Eco, la democrazia degli imbecilli. Cioè, tutti sputano sentenze, tutti intervengono su tutto, senza sapere niente, senza capire niente. E poi le grandi imprese, Google, tutte queste grandi imprese, tutti questi grandi personaggi, Zuckerberg, che cosa fanno? Non pagano le imposte e trovano tutti i modi per non pagare le imposte, guadagnando profitti di miliardi di euro, di dollari, e poi trovano tutti gli escamotage di non pagare. Prima si parlava del neoliberismo, ma qua siamo ben oltre il neoliberismo, qui siamo proprio alla giungla. Questo infatti, questo capitalismo è una cosa da non credere. Perché dopo il 2008 le banche, appunto, lei ricordava la decisione del governo Bush, mica non era manco Obama, era Bush che ha dato, non mi ricordo quanto erano là, 500 miliardi di dollari per uscire dalla crisi del 2008 e per salvare le banche, se no facevano tutta la fine della Lehman Brothers e crollava tutto. Il governo ha dato 500 miliardi di dollari. Altro che liberismo. Perché? Perché appunto quando servono i soldi li caccia lo Stato. In Italia si dice pubblicizzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Queste sono le logiche di questo capitalismo assurdo di questi ultimi decenni. Non c'è più niente, di che una volta appunto nel Novecento il capitalismo ha cercato appunto nel secondo dopoguerra di darsi un'impronta sociale favorendo lo sviluppo, la massima occupazione in Italia, in Germania, anche i moderati cristiano-sociali in Germania, Erhard, Adenauer, mica erano come erano Disraeli e Bismarck nell'Ottocento. Volevano mantenere in piedi una società, poi certo è arrivata la Thatcher, che la società non esisteva perché esiste solo l'individuo, e questa è come dire, la società degli individui che badano solo agli affari propri. Naturalmente tra gli individui ci sono quelli più uguali, come nella Fattoria degli animali di Orwell, e quelli sono i furbetti del quartierino, che naturalmente quando inventano queste belle tecnologie avanzate, questi strumenti così per cui ogni anno i nostri giovani hanno la possibilità di comprare uno smartphone nuovo, infatti quando caccio sto coso tutti mi ridono appresso, ma dico sto bene con questo per quello che mi serve. No, invece come si chiama, Apple ogni anno mette uno smartphone che serve naturalmente a passare tutta la vita guardando sti cusarielli che fanno tutti, e naturalmente chi li fa è padrone del mondo. E questi sono i luoghi che poi devono essere quelli della democrazia diffusa, della partecipazione, altro che partecipazione. E qua non si riesce, appunto, la politica non riesce a far pagare più le imposte da nessuna parte. Dice è finito il tempo del patto di Vestfalia, certo che è finito Vestfalia. Questo capitalismo è il turbo capitalismo, è una forma di, come dire, pericolosissima. E che cosa si oppone a questo capitalismo occidentale? Il modello cinese, cioè l'unione di capitalismo e comunismo, dove il capitalismo è governato dal Partito Comunista Cinese,
E la corruzione è tale e quale, perché i figli dei burocrati comunisti, Savasandir, hanno le Ferrari come i figli dei capitalisti. Oh, cioè, non si capisce più niente praticamente. E quindi è meglio lasciare perdere. Non ne parliamo. Parliamone un'altra volta. Continuiamo così e cerchiamo di farci del bene invece di farci del male. Naturalmente chi ha queste idee continua a cercare di capire. A capire si capisce. Quello che non si capisce è come si cambia. È chiaro? Perché dopo la crisi del 2008, responsabilità del sistema finanziario, il capitale finanziario domina ancora il mondo e la politica non conta nulla, per usare un termine diciamo non improprio, non conta nulla, non conta nulla in America. Un paese che elegge Trump presidente significa che la politica è finita. Già Reagan, ma Reagan diventa un gigante, qua tutto il peggio del passato diventa incomparabile, perché Reagan certamente era meglio di Trump e Trump è peggio, direi. E Trump è il presidente degli Stati Uniti, mica Berlusconi che è capo presidente del Consiglio d'Italia, che è rinato più bello e più che pria, come diceva Petrolini, è bellissimo, pare uno cinese oramai, e si ripropone, oppure Di Maio, un analfabeta, uno che non azzecca un congiuntivo, che dice che Pinochet stava in Guatemala, non si sa che, fa il presidente del Consiglio. Che cosa ha fatto nella vita lo steward, però, nella tribuna dello Stadio San Paolo, quello, come si chiama, che una volta si è detto pure io, quando ero consigliere, come la tribuna numerata, mica è stata ai distinti, ha fatto lo steward alla tribuna numerata, e questa è la sua attività professionale, per cui vuole fare il presidente del Consiglio. Cioè, questo pare una pochade, non pare, cioè, la politica... prima era diventato spettacolo, adesso è veramente, no, io dicevo ma spettacolo, ma non è manca ma spettacolo, perché supera l'immaginazione, la realtà, che non si vanno più a fare i film critici, che fai il film critico, come fai a esporre una realtà che supera qualunque immaginazione? Lo spettacolo pseudo-politico attuale, quello per cui dovremmo andare a votare, da cui si asserrava la metà degli italiani più o meno, perché è uno schifo tale che... E però, dato che, come dire, nello schifo c'è chi fa più schifo e non c'è limite allo schifo, perché come avete visto qua oramai stiamo ai pazzi che sparano per la strada, quindi bisogna stare attenti a che le cose non precipitino ulteriormente, perché non c'è mai limite al fondo. Io sono arrivato alla mia età e purtroppo temo sempre il peggio, non credo più al miglioramento, temo il peggioramento. E questa è purtroppo la situazione nella quale ci si trova nel mondo, come si vede, vedete che succede in Siria, dice, ma quello Siria, Assad è un dittatore, ammazzi i bambini, sì, ma chi è andato come Gheddafi era un dittatore, cioè era un dittatore, e adesso ci stanno 100 dittatorelli e 100 delinquenti invece che uno solo che in qualche modo controllava. Lo stesso vale per Assad, e sono andati delinquenti peggio di lui, e adesso c'è una situazione che non si controlla più niente, tutti stanno pronti a fare quello, che l'altro, capito? Erdogan dopo aver fatto quello che ha fatto in Turchia sta lì pronto a distruggere i curdi che hanno combattuto contro lì. Cioè, questo per dire, qua purtroppo più che l'analisi della realtà, l'analisi realistica della realtà non si riesce a fare, le soluzioni non le può dare nessuno, quello che si può fare è cercare di capire, cioè di capire, di sapere quello che succede, le cose importanti che succedono e poi, come dire, comportarsi come si ritiene più opportuno, e conoscere, perché, come dire, la conoscenza, certo, la conoscenza può pure fare male, perché più si sa e peggio è, però non sapere significa abbandonarsi a quest'onda veramente negativa che caratterizza il mondo attuale. Io ho scritto l'ultimo capitolo del mio manuale del 2016,
per il periodo 2008-2016, che ho scritto un manuale di solo 340 pagine, però parto dalla restaurazione e arrivo al 2016, e l'ultimo capitolo l'ho intitolato Il mondo in subbuglio, 2008-2016. Quando ho scritto il penultimo capitolo io avevo più speranze, dal 2002 al 2008 mi pareva che le cose andassero meglio. Poi dalla crisi del 2008 al 2016 c'è stato un precipizio nel mondo, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle guerre, dei terrorismi vari, eccetera, e francamente non ho trovato un elemento positivo. Per cui tutti i vari capitoli, a partire proprio dal dominio del capitale finanziario, che è la caratteristica dell'epoca attuale, e a tutti gli altri fenomeni. Poi fra l'altro io ho chiuso quando ancora non era stato fatto il referendum e quindi c'era Renzi presidente del Consiglio, quindi c'era, parlato della politica pop appunto di Renzi e delle sue sciocchezze, poi è caduto pure lui e sono passati altri due anni dal 2016, certo le cose non è che siano migliorate nel mondo. L'unica cosa positiva è che alla presidenza del Consiglio italiano abbiamo un signore, il conte Gentiloni, discendente dal conte Ottorino Gentiloni, che almeno è una persona per bene ed è molto composto e non fa il pagliaccio un po' di laterina, cioè un cafoncino di paese che improvvisamente con tutti gli amici del paese prende il controllo di un paese, Stato-Nazione, e pensa di fare chissà che e finisce come è finito. Però io posso continuare ancora, ma non vale la pena. Grazie. Penso che è stato anche bello di sentire le riflessioni oltre della presentazione delle lezioni, anche questa è una lezione, Troppo buono.